Amici di E-Commerce Week, ben ritrovati. Oggi parleremo di branding, beauty e luxury ed abbiamo come ospiti Luca Gerini, Matteo Guerrini e Sara Viola. Prima di cominciare però, ci tenevo a ricordarvi che ci farebbe piacere che ci aiutaste a condividere il progetto e tutti gli spunti interessanti che daranno i nostri relatori durante la live sui social. Per farlo vi chiediamo di usare l'hashtag E-Commerce Week. E se ci state seguendo da YouTube, potete cliccare sulla campanellina per rimanere collegati al canale e sapere quando ci saranno le prossime live. Infine, su Facebook, vi potete iscrivere al gruppo e-commercecommunity.it, dove troverete professionisti, merchant, imprenditori, con i quali potrete continuare a parlare di questi argomenti durante e anche dopo le live. Voglio ringraziare i relatori e le aziende partner che hanno aderito a questo laboratorio di innovazione, dando la loro disponibilità e supporto, condividendo la conoscenza e l'esperienza che oggi conta. Infine, vi ricordo che durante la live potrete fare le vostre domande, che vedremo di fare se è avanzato del tempo a fine dell'intervento. Oggi cominceremo con Luca Gerini, CEO di Interflora. Luca, ben ritrovato. Ciao Samuele, ciao, buongiorno a te e buongiorno a tutti i nostri video telespettatori. Sì, ormai non si capisce più bene che Sì, tipologia di esatto, non spettatori sappiamo più sono. cosa dire. Esatto. Ma prima di cominciare, se tu fossi d'accordo, ti chiederei di presentarti e raccontarci un pochino chi sei e di cosa ti occupi in Interflora. Ciao, sì, certamente, certo. Allora, intanto ribadisco il buongiorno a tutti e a tutte. Allora, io sono Luca Gerini, oggi sono qui in veste di direttore generale di Interflora Italia. Magari mi soffermerò dopo per raccontarvelo. Il mio accento svedese vi fa capire che vengo dalla Sardegna, in particolare da Cagliari, però diciamo che ho passato gli ultimi 20 anni della mia vita in giro per l'Europa. Io mi sono laureato in Inghilterra, poi ho vissuto per 15 anni in Francia. Quello che ho sempre fatto durante questi anni è lavorato nel settore digital. Diciamo che anche se mi considero vecchio, sono un digital native, dai, Sì, sono d'accordo. diciamocela così. Ho lavorato, guarda, ti dico Sabone, ho lavorato praticamente in quasi tutti i settori. Ho lavorato nell'elettronica, nell'informatica, nella moda, ho lavorato nella gastronomia, nel mondo degli hotel, nel gioiello, sino a approdare oggi nel mondo dei fiori, che è un mestiere per me, onestamente, che è completamente nuovo. Sono oggi alla testa di un'azienda che io trovo bellissima, perché intanto ha un nome e una storia bellissima. Interflora, penso che quasi tutti conoscano questo brand. Lo spiego rapidamente per chi non lo sa. Ovviamente noi siamo, diciamo, un marketplace dove i clienti possono acquistare dei fiori, e sono effettivamente i fioristi che consegnano a domicilio, in ufficio, dove il cliente vuole. Un'azienda, fai conto che la nostra è un'azienda che ha 58.000 fioristi nel mondo, 1.400 in Italia, e siamo presenti in 150 paesi, quindi un'azienda estremamente internazionale. Questo è un po' Bene, quello, diciamo, ho cercato di riassumertela abbastanza rapidamente. allora direi di cominciare con le domande, visto che poi trovo giusto che tu ci raccontassi chi eri, così le persone capiscono il perché ci puoi fornire informazioni interessanti per lo sviluppo del nostro business. Allora, vorrei cominciare parlando dei cambiamenti maggiori che abbiamo notato durante quest'anno di pandemia. Allora, dunque, diciamo che penso che ormai, diciamo, con un anno di pandemia, i cambiamenti che ci sono stati sono diventati forse delle abitudini, nel senso che quello che è successo l'anno scorso, nello stesso periodo, adesso è diventata quasi una regola generale. Quindi diciamo che il cambiamento è diventato la regola. È Diciamo. purtroppo passato un anno. Esatto, e ci ritroviamo comunque in questa situazione ancora. Diciamo Esatto. che i cambiamenti principali, secondo me, è il fatto che come esseri umani, prima di tutto, noi ci siamo adattati a delle situazioni di incertezza. Viviamo in una costante incertezza, che sia legata alla salute, che sia legata alla famiglia, ai trasporti, agli spostamenti, siamo in incertezza. Questo
Questo cosa vuol dire? Che anche nella pianificazione di tutta quella che è tutta la nostra attività, questo, diciamo, questa variabile di non sapere entra a far parte di tutti i business plan che noi facciamo. Però cosa abbiamo imparato in particolare? Secondo me abbiamo imparato allora, tante cose. Una di, diciamo, delle, tra virgolette, le più banali è che abbiamo imparato a lavorare con le persone senza essere con le persone, cioè lavorare a distanza. E quello che, te lo dico anche per esperienza personale, quello che tu vivi nelle aziende, che vivevamo un anno fa proprio, nelle aziende, sento un fischio, Samuele, non so. Quello che abbiamo vissuto un anno fa con la paura di questa parola che era lo smart working o il lavoro a distanza, ora invece è diventata la regola. Quindi effettivamente abbiamo imparato non solo noi persone a lavorare, ma anche come manager abbiamo imparato a gestire questo tipo di situazioni. E quindi di conseguenza oggi è diventata la regola e si è creato, diciamo, un rapporto di fiducia tra sia manager che dipendenti, che oggi permette comunque di restare produttivi, almeno in quei settori che comunque durante la pandemia stanno funzionando, hanno funzionato e funzioneranno. Vero, giusto ieri con Maddalena si parlava del fatto che si è passati da avere una visione di budget o di sviluppo aziendale a 12 mesi, un anno, 2 anni, 3 anni, a 6 mesi, ormai si parla di mese in mese, no? Come ritarare le strategie, vedendo un po' che cosa succede nel mondo e ritarando appunto i budget, potendo sfruttare il digitale in base anche un pochino a quello che sta capitando. Quindi probabilmente un'altra cosa un pochino positiva è anche quella, no? Iniziare a ragionare oggi più di ieri sui numeri. E in Italia, come dicevamo, nell'ultimo anno siamo andati avanti di quasi 10 anni a livello tecnologico, quindi la tecnologia sicuramente oggi ci aiuta di più a sviluppare i nostri business. Sì, concordo, concordo, aggiungo che siamo effettivamente arrivati a dei modelli, anche nel momento in cui facciamo dei budget, siamo arrivati a dei modelli di stime, di budget di acquisizione che non possono essere più strutturati, ad esempio, mese per mese o anno per anno, ma stiamo entrando in un vero e proprio trading, perché effettivamente una possibile chiusura di una zona, l'apertura di un'altra, ci permette di fare questo, chiamiamolo così, revenue management e dire, cavolo, la Lombardia è chiusa, dobbiamo investire più in quelle zone o andare a coprire più quelle zone a livello di marketing, perché effettivamente le persone in quel momento sono a domicilio, non possono uscire e andare dai fioristi oppure andare in un negozio nel centro commerciale che è chiuso. Quindi insomma è diventato tutto molto più elastico, flessibile e veloce. Quali sono invece i comportamenti all'interno dei trend che hanno adottato le aziende del mondo lusso? Allora, i comportamenti principali sono dei comportamenti umani. Tanto diciamo che l'elemento principale, intanto differenziamo tra il comportamento quando siamo in azienda, e quando dico in sede, perché in azienda possiamo essere ovunque, e esatto, quando non siamo in sede. Quando siamo in azienda, in sede, effettivamente i comportamenti sono dei comportamenti dove, diciamo, la variabile principale, soprattutto l'elemento principale, è la sicurezza dei dipendenti. Sicurezza dei dipendenti, quindi, sai, come azienda dobbiamo mettere su dei protocolli, diciamo, anti-COVID di sicurezza che comunque cambiano il comportamento. Cosa vuol dire? Comportamento vuol dire che non puoi far venire tutte le persone tutte insieme, non puoi fare più riunioni fisiche. E questo ti porta quindi all'azienda, al di fuori dell'azienda, quindi della tua sede, che è il comportamento diciamo, del remote working, del lavoro a domicilio, dello smart working, come lo vuoi chiamare. Quindi diciamo che secondo me uno degli elementi fondamentali è il cambiamento dei comportamenti e la responsabilizzazione delle persone, e quindi dare molta più fiducia alle persone che non hai più qui insieme a te. Io non credo che onestamente, cioè non vedo una grande differenza tra quello che noi stiamo facendo oggi qui da Interflora e quello che io facevo nella mia esperienza passata da Stroili, che sia lusso e che non sia lusso, il comportamento, i trend sono quelli. Siamo verso dei trend di fortissima digitalizzazione con dei picchi più o meno alti. Nel mondo del gioiello, se hai dei negozi, passa quasi tutto sul digital e sull'e-commerce.
nel mondo delle fiori, Interflor è digitale di suo, quindi ci sono degli aumenti e dei picchi dati dal fatto che effettivamente il cliente si trova costretto a ordinare online piuttosto che andare a vedere il fiorista. Quindi sono questi un po' i trend di estrema digitalizzazione e responsabilizzazione delle persone e maggiore tutela. Come appena detto, tu sei passato dal mondo dei gioielli a quello dei fiori, due mondi che hanno di sicuro in comune il bello. Cos'altro accomuna questi due mondi? Allora, diciamo che li accomuna per due cose in particolare. Tu l'hai detto, il bello. Poi bello, allora, la parola bello è relativa perché tutto può essere bello, ovviamente. Il fiore è bello perché comunque quando tu o quando una persona riceve un fiore prova un'emozione. Forse il fiore è, diciamo, quel regalo, diciamo un regalo, perché la maggior parte dei casi è un regalo, che crea il più di emozioni. Il gioiello è lo stesso, resta un regalo. Diciamo, il gioiello però può essere anche qualche cosa ed è una tendenza che sta sviluppando tantissimo, era il regalo per se stesso, il gioiello per se stesso, una cosa che funziona. Diciamo che i due sono simili per una cosa fondamentale. Con la pandemia c'è una necessità sempre maggiore di creare dei contenuti ad altissimo valore aggiunto, perché tu ti stai trovando di fronte a uno schermo. Quando tu vai in gioielleria, parli con un assistente di vendita, quando vai dal fiorista, hai il fiorista che ti consiglia, quando sei sul sito il contenuto, diciamocelo chiaramente, i contenuti sono statici. Poi tu puoi giocare con un 3D, un 360, tante immagini di still life del prodotto, un prodotto indossato, un mazzo di fiori in mano, un video. Non è la stessa cosa di sentire il profumo di un fiore. E il fiore rispetto al gioiello ti fa questa grande differenza. Il nostro lavoro oggi è far sì che l'esperienza del cliente digitale sia la più simile a quella del cliente. Oggi ero in visita, sono andato a vedere un vivaio di fioristi. Entrare e sentire il profumo dei fiori è qualcosa di fantastico. Al netto della mascherina, pensate la potenza, no? No, ma è chiaro. Giustamente, è molto interessante anche questo, perché tu entri in un vivaio con la mascherina e senti questo odore incredibile, chiaramente dici, accidenti. Per molte aziende l'utilizzo dell'e-commerce è stato un po' un salvataggio temporaneo a una situazione dove ovviamente sono trovate magari con i negozi fisici chiusi. Secondo te, dopo questo periodo che speriamo che prima o poi finisca, appunto una volta gestita la pandemia, torneremo indietro a come era una volta, come dice qualcuno? Ma guarda, allora, dunque, il tornare indietro, diciamo che in qualsiasi cosa, in qualsiasi contesto è estremamente difficile tornare indietro, non possiamo tornare indietro nel tempo, quindi di conseguenza tornare indietro no. Diciamo che come esseri umani ovviamente abbiamo voglia di rivivere un certo tipo di emozione. L'emozione, secondo me, che manca di più in questo momento è il contatto fisico con le persone. Quindi essere a contatto, ma quando dico essere a contatto con i familiari, essere a contatto con gli amici, essere a contatto con un fiorista, diciamo che la relazione umana. Quindi io sono strasicuro che nel momento in cui questa pandemia finirà, e speriamo presto, il contatto umano riprenderà. Quello che ovviamente diciamo avrà fatto una grandissima evoluzione è il fatto che le abitudini di acquisto sono cambiate e sarà molto difficile tornare indietro, anche perché un anno di lavoro nel mondo del digitale che abbiamo fatto, diciamo che anche tutta la supply chain e quindi il servizio, la customer experience, chiamiamola così, diciamo che non è ancora perfetta, ma è migliorata a tal punto che adesso non hai più i problemi di e-commerce di un anno fa. Adesso non hai più i problemi di ricezione del prodotto, dove il mio prodotto non sono a caso, cose di questo genere. Cioè, insomma, diciamo che quelli che sono i KPIs dell'e-commerce e soprattutto, diciamo, il service level, quindi la grande qualità del servizio, ormai è stata raggiunta non solo dai grandi, è stata raggiunta da tutti. Siamo tutti attenti alle reviews, che siano grandi, che siano piccoli, siamo tutti attenti che il tuo sito funzioni,
che non abbia dei down di sistema, che i server cadano, che i contenuti siano di alto livello. Le stesse piattaforme ci aiutano mettendo a disposizione delle piattaforme sempre più moderne. Quindi ti devo dire, ritorneremo alle abitudini di stare insieme, fare veramente stare insieme tra persone, ma le abitudini di acquisto saranno completamente diverse. Il digitale, l'e-commerce prenderà uno spazio sempre, sempre più grande. E comunque un piccolo esempio, Samuele, un piccolo esempio. Sai, quando c'è stato il primo lockdown l'anno scorso e poi diciamo che l'estate si è un attimo affievolito e ci sono state le riaperture, ti devo dire onestamente che il tasso di crescita post riapertura era 10 volte superiore, no, 10 forse esagero, era 6-7 volte superiore rispetto a gennaio. Quindi voglio dire, cioè il lockdown cresci di un moltiplicatore di 10, 12, 15. In non lockdown, post la prima parte della pandemia, diciamo la prima onda, si cresceva comunque di 4-5 volte. E questo dimostra come l'e-commerce ha preso piede. Sì, anche perché sono abitudini che, come dicevi tu, una volta che il consumatore ha preso, poi è difficile che torni indietro. Anche la comodità, il fatto magari di ricevere in ufficio quell'oggetto che sai tanto com'è, così non vai a perdere tempo a cercarlo, ne guadagni di qualità della vita e hai più tempo magari per fare altro, no? Quindi siamo anche riusciti, secondo me, a sfatare tante paure. La paura della consegna, la paura del pagamento. Essendo obbligati, non avendo scelta, provi, tutto va bene, e quindi tutte queste finte paure che esistevano, perché erano finte paure, cioè noi esperti dell'e-commerce sapevamo che erano finte, però il cliente che ovviamente aveva questa paura non la sapeva sino a quando ha provato. E quando ha provato e si è trovato bene, lì è chiaro che hai aperto un nuovo mondo. Infatti i clienti, se tu noti i clienti, se guardo i miei clienti nell'analitica, vedo tantissimi nuovi clienti e soprattutto di categorie anche di età inaspettate, quindi o bassissime o molto alte. È vero. E si pensava che il lusso avesse bisogno di un punto di incontro fisico, di un'esperienza all'interno di un negozio. Il trend dell'e-commerce, del mondo del lusso, continuerà con la stessa velocità, secondo te? Allora sì, cioè la risposta è papale papale, certo, però chiaramente, come dicevo prima, non ti nego che l'essere umano ha bisogno della relazione, cioè andare in negozio, provare un prodotto, provarsi un vestito, una giacca, un abito, provare un gioiello, cioè è necessario, ma non è solo necessario perché tu non sai cosa stai acquistando, è necessario perché è importante la relazione umana, parlare con il commesso che ti consiglia. Non è la stessa cosa del consiglio che puoi avere online, anche se oggi stiamo iniziando a fare chiaramente del video vendita, cioè tu puoi fare una video vendita online e parlare con il commesso, puoi vedere il prodotto. Chiaro che trovarsi lì e provarlo, sappiamo tutti che abbiamo il problema delle taglie. Quindi ovviamente è sempre meglio andare e provarlo. Poi non è detto che tu lo acquisti seduta stante, vai in negozio, lo ordini, lo paghi e poi te lo fai consegnare a domicilio, perché magari devi andare a fare la spesa dopo che hai fatto quell'acquisto. Quindi non è tanto lusso, non è tanto e-commerce, sono vere e proprie abitudini delle persone. Quindi per rispondere alla tua domanda, il punto d'incontro è necessario, sarà necessario, e secondo me non avrà grandi problemi a riviverlo, diciamo, quando la pandemia sarà terminata. L'e-commerce, e quando dico e-commerce, attenzione, perché lì entriamo nell'omnicanalità vera e propria, sarà comunque la regola, cioè non ci sarà solo l'e-commerce da logistica centrale a domicilio. L'e-commerce sarà anche da negozio a domicilio, sarà un click and collect, sarà effettivamente un ship from store, cioè il modello è e-commerce omnicanale. Farti una provocazione, ma secondo te ha ancora senso parlare di omnicanalità? Cioè, oggi, cioè, mentre una volta era qualcosa di distintivo, no? Era come dire, no, adesso attiveremo l'e-commerce, abbiamo attivato l'omnicanalità.
Cioè, si può pensare ancora oggi, dopo la pandemia, di non farla propria per far funzionare le proprie aziende? No, allora, il tema non è tanto dire farla propria, il tema è che i ruoli anche dei... Cioè, per darti un'idea, il direttore marketing un tempo, il direttore marketing si occupava del brand, diciamo, del prodotto, del merchandising. Oramai il ruolo di un direttore marketing è un ruolo che evolve, perché diciamo che il direttore marketing deve avere una visione 360 di tutto quello che è il percorso cliente. Quindi voglio dire, l'omnicanalità è un semplice modo di utilizzare una parola per identificare tantissimi touch point, perché noi non potremmo dire direttore, negozio, chat, telefono, e-commerce. Cioè, devi utilizzare chiaramente una parola che raggruppi il tutto e si chiama l'omnichannel. Il direttore di marketing di oggi per me è il direttore quasi dell'omnichannel. Ok, visto che abbiamo tante PMI che ci seguono e vorremmo dare qualche spunto, qual è secondo te la maggior difficoltà che una PMI incontra avvicinandosi all'e-commerce? Allora, dunque, ottima domanda, con una risposta estremamente difficile perché ci sono tante variabili, nel senso che uno dipende tanto da che prodotto, se siamo servizi, dipende chiaramente dall'industria. Allora, quando diciamo ci si avvicina all'e-commerce, il più grosso problema è avere le idee chiare su quello che si vuole vendere e come venderlo. Cioè, nel senso che l'e-commerce è una disciplina nuova, una disciplina che in Italia probabilmente era quasi, diciamo, inesistente, lì è provocatorio, ovviamente, sino a 6-7 anni fa. Quindi, cosa vuol dire inesistente? Vuol dire che anche le persone che sono i portatori dei progetti e-commerce sono delle persone che o hai una grossa esperienza, che hai maturato in aziende e-commerce pure e dure, dove hai visto tutto il 360, oppure rischi di avere una visione un po' limitata, solo il marketing, o solo l'acquisition, o solo la supply chain. Quindi la cosa importante quando ci si lancia nell'e-commerce è non dire faccio marketing o faccio social. No, devo avere una visione 360. C'è una supply chain, c'è una customer experience, c'è un CRM, c'è un acquisition, bisogna sapere acquistare, vendere. Insomma, c'è la parte content. Ci sono tante, tante, tante discipline all'interno dell'e-commerce, e quella che ho l'impressione, che ho, diciamo, vissuto io durante quest'anno, è che sì, va bene, chiuso i negozi, vai a fare l'e-commerce, tanto è facile. No, occhio. Quindi il problema principale è attenzione a non semplificare troppo questa disciplina, che è una disciplina estremamente difficile, e ricordo che i giganti del web come Amazon, che fa solo e-commerce, fanno miliardi e miliardi di euro, quindi non è domani apro il negozietto e faccio i miliardi, c'è analisi, c'è business, ci sono i dati del cliente, ci sono tante tante attività. Quindi occhio, perché oggi ho l'impressione, da quello che vedo sul web, che l'e-commerce viene un po' troppo sottovalutato, come dire tutti sono capaci. Non è così, non è assolutamente così. Confermo. Ieri con Twitter una cosa che è emersa era il fatto che, facendo differenza tra gli Stati Uniti e l'Italia, è che in Italia non si utilizzano i budget adeguati per fare il digital marketing, no? Diciamo che era una domanda un pochino più ampia, e probabilmente troppe volte si pensa che tanto è online e quindi non costa. Invece, come tu ci insegni, non è che non costa, lo tracci e costa e come. Però. Allora, diciamo che il grandissimo vantaggio del mondo del digitale è che tutto può essere misurato. Va bene? Ciò che non è misurato non è gestito. Che cosa vuol dire? Che chiaramente se tu non misuri, non sai, e se tu non sai, non puoi pilotare un business. Nessun tipo di business. Vantaggio dell'online è che noi abbiamo a disposizione sia degli strumenti che dei numeri che ci permettono di pilotare. Poi il grandissimo vantaggio dell'e-commerce, che quando ti apri un negozio, firmi un contratto in un centro commerciale per 3, 6 o quanti anni, prima di essere break-even ti ci passa tanto tempo, a meno che non sia un brand eccezionale.
Vantaggio del digitale è che questo, diciamo, questa curva di, diciamo, per imparare questo, diciamo, è più rapida, devo dire, è più rapida. Cioè, se fai un errore, puoi più facilmente sterzare e rimetterti sulla retta via. Il retake classico è leggermente, cioè, è più difficile, in effetti. Sì, anche perché, come dicevi tu, se io affitto uno spazio in un centro commerciale, mi rendo conto che ho affittato lo spazio sbagliato, finché pongo rimedio a quell'errore è lunga, mentre online vedo il dato, metto su un nuovo strumento, se non va, insomma, una delle nuove pagine le posso ritarare anche il giorno dopo, quindi. Sì, e poi voglio essere onesto, tu apri un negozio in una via principale, in una strada, ti potresti ritrovare senza traffico in quella zona. Su internet, tra virgolette, è relativamente facile portare traffico anche se tu sei in mezzo alla campagna, tra virgolette, per dire, intanto vendi online, quindi è demetrializzata, non c'è una location in particolare, a meno che tu non voglia portare clienti nei tuoi negozi. Secondo me, Samuele, è lì, ci tengo particolarmente. Allora, giustamente tu mi hai presentato con un ruolo che è quello di un direttore generale, però io tenevo a dire una cosa fondamentale. Io non mi considero un direttore generale, io mi considero un direttore e-commerce, perché quello che ho sempre fatto tutta la vita è quello che, diciamo, che so fare. Diciamo questo, che la pandemia ha però, diciamo, lanciato un cambio epocale dove il personaggio che conosce l'e-commerce diventa e va a capo alla testa di aziende, diciamo, che ovviamente hanno bisogno di questo digitale. Quindi questa, diciamo che persone come noi, c'è un'opportunità grandissima per dire che, sai, per tanti anni io ho sentito dei recruiter che mi dicevano: no, guarda, tu non hai il profilo da CEO. Io ho sempre detto: hai ragione, io faccio il direttore e-commerce. Ho solamente gestito delle business unit che magari facevano 200 milioni online, però non posso essere CEO. Però alla fine questa è la prova che non è così. Quindi il nostro mestiere di e-commerce è il mestiere del presente e del futuro. Guarda, su questa cosa qui, io insegno in un'università privata dove quando comincio l'anno con i ragazzi la prima cosa che gli chiedo sempre è cosa vorranno fare da grandi e mi è piaciuta molto la risposta di una ragazza quest'anno la quale mi ha detto: ma io sono qui perché penso che finito questo percorso sarà nato il lavoro che andrò a fare, perché il mondo ormai sta cambiando talmente velocemente per cui che ne so cosa farò tra 3 anni. No, e non è una risposta sbagliata. Come dicevi tu, 3 anni fa pensare che il responsabile di un e-commerce o il direttore generale di un e-commerce potesse diventare CEO, la risposta era quella che ti hanno dato Certo. a quei tempi, no? Invece oggi è cambiato tutto. Oggi stiamo vedendo anche i grossi brand che sono alla ricerca di queste figure perché sono quelle che probabilmente gli faranno fare la differenza per un po' di anni sul mercato. Concordo. Ma tu oggi sei a capo di un'azienda internazionale, come possiamo gestire l'incertezza e come possiamo limitare il rischio, secondo te? Allora, come possiamo gestire l'incertezza e come possiamo marginare il rischio? Dunque, intanto, gestire l'incertezza vuol dire che il tuo business plan ci deve essere l'incertezza, cioè è una nuova variabile all'interno della quale tu devi includere, tra virgolette, nei tuoi KPIs. Allora, il fatto di essere, intanto, magari effettivamente importante. Quando tu fai parte di un'azienda internazionale, hai un grandissimo vantaggio. È che in base al livello di maturità, ad esempio, Interflora Italia, tra diciamo, le mie sorelle internazionali, cioè Interflora Italia fa parte di un gruppo, appartiene a una holding francese. All'interno della stessa holding ha Interflora Francia, Interflora Spagna, Interflora Danimarca. Diciamo che Interflora Italia è un pochettino il fratellino più piccolo, quello appena nato. Chiaro che quando tu vai hai come sorella la Francia, che o la Danimarca, ti garantisco che hai un vantaggio, che praticamente l'80% degli errori che potresti fare da solo non li fai perché vedi già quello che hanno fatto Che gli hanno già altri. fatti loro. Esatto. Punto numero due, tu benefici tra l'altro di economie di scala anche in tutto ciò che è software, tecnologie, ruoli, mutualizzazione dei ruoli.
che chiaramente non hai quando sei anche da solo. Quindi, insomma, questo è un vantaggio enorme. Poi, tra l'altro, ricordati anche, ad esempio, prendiamo nel momento dell'incertezza della pandemia, il livello di pandemia è un attimino diverso tra paese e paese. Quindi magari ci sono dei paesi che sono un po' più avanti, un paese un pochettino più indietro. E tu riesci a equilibrare e capire come loro hanno gestito e ha funzionato, e quindi anticipare anche queste cose. Quindi, tra virgolette, la tua incertezza in un gruppo internazionale è relativa perché sai come l'hanno vissuto gli altri magari 2 mesi prima e ti prepari. Gli altri hanno visto come l'hai gestito tu e loro si preparano. Quindi un continuo dare e avere che ti permette di avere meno incertezza. Tra virgolette, la gestisci in questo modo. Il margine di rischio, c'è un rischio a tutto. Quando te accetti dei pagamenti bancari, te sai benissimo che avrai una percentuale di frode. Beh, fa parte del business, te lo metti a budget, se riesci a fare meno bene, se fai di più, paziente, te lo devi gestire e troverai il modo di risolverla. Purtroppo è così. È vero, è vero. Volendo creare un e-commerce di successo, un e-commerce vincente, qual è secondo te la strategia che deve portare avanti il management di un'azienda? Guarda, per me è semplicissimo, va bene? La strategia più grande si chiamano le persone, va bene? La cosa fondamentale per lanciare un e-commerce è trovare una persona giusta. Ma che cos'è una persona giusta? Mi devi fare la domanda. Ma Luca, cos'è una persona giusta? Mi hai letto nel pensiero, perché sono molto curioso di sapere il tuo punto di vista. Una persona giusta è una persona, diciamo così, che ha 70% di soft skills, cioè di capacità umane, perché quello che deve fare una persona è integrarsi in un mondo che probabilmente è diverso dal suo, quindi deve essere una persona che deve essere aperta, empatica, deve essere paziente, deve essere resiliente, perché comunque entri magari in schemi che non sono quelli dell'e-commerce rapidi. Quindi 70% soft skills, 30% la parte piuttosto tecnica. Questa per me è la strategia vincente. Quando tu capisci che c'è questo equilibrio, poi io ti dico 70-30, dipende dall'azienda, può essere 60-40, 20-80, chiaramente dipende, ma la cosa fondamentale è trovare la persona giusta che ti aiuta. E questa persona giusta ti aprirà tantissime porte verso fornitori, tecnologie che sanno fare questo mestiere, e di conseguenza permetterà di costruire la strategia vincente. E ora non voglio neanche sminuire il nostro mestiere, ma voglio dire, il 60-70% del nostro mestiere sono delle regole comunque standard da rispettare. Chiaro, non sono 5 regole, sono probabilmente 500, però bisogna essere bravi a rispettare queste regole, e non è facile con le varie legacy aziendali che esistono. Quello che è emerso durante la giornata di ieri, e vorrei sapere un po' il tuo punto di vista, visto il mestiere che fai, è stare lì a rimettersi continuamente in discussione ed essere predisposti al cambiamento e quindi pronti a cambiare, studiare cose nuove e abbracciare l'innovazione facendola propria, no? Quindi vuol dire questo probabilmente ogni 6 mesi anno rimettersi in discussione perché le skills, magari quelle operative, cambiano. Tu che visione hai su questa cosa qui? Guarda, io ti dico una cosa. Allora, al di là degli skills, te l'ho detto, secondo me è tutto questione di attitudine, va bene? Adesso non voglio fare il filo americano, o sai, le frasi classiche, the sky's the limit, tutte queste cose qua, Però è che bella diciamo, come frase. non c'entrano assolutamente niente. Diciamo che io ho messo in azienda, nelle aziende dove lavoro, ho messo una regola per le persone che lavorano con me. Il no esiste solo se giustificato, quindi no perché, e si trasformerà in sì con questa, facendo questo, questo, questo e quest'altro. Quindi quando qualsiasi persona io gli chiedo una cosa e mi dice no per dire no, per me non ha ancora capito la filosofia. La risposta è no, non lo faccio perché, però guardo, ho pensato che potrei fare questo, questo e quest'altro per arrivare al risultato. Quindi diciamo che, sai, è tutto questione di attitudine delle persone. Poi è chiaro che è difficile avere tutte persone che pensano così, però il mio lavoro alla fine non è quello di
negoziare con un comparatore di prezzi o l'AdWords con Google, per dire. Il mio lavoro è formare, far sì che le persone ragionino e vadano in simbiosi per ottenere il risultato di un'azienda. E soprattutto voglio che siano felici, perché quando vengono qua in ufficio, a me piace le persone siano felici e tornino a casa e dicano: oggi ho fatto quello che volevo fare, ho ottenuto. E il mio lavoro è, infatti io durante la riunione glielo dico, io dico: ragazzi, lavoro qua, lo fate voi. Se avete uno staff, se c'è un problema, lo dite a me e io faccio in modo di risolverlo. Però io voglio un'attitudine che non è reattiva, io voglio un'attitudine proattiva. Cioè non è io chiedo e tu fai, è tu vieni, mi dici cosa va fatto e io faccio in modo che tu lo possa fare. Sì, sì. Io non so, io non conosco, ti dicevo, io il mondo dei fiori non lo conosco. Adesso mi devo smettere a studiare tutti i fiori, anche perché mia moglie, se non conosco i fiori, ti dico cosa non mi dice. Quindi abbiamo una nuova keyword, proattività, che ci sta. Esatto. Esattamente. Allora, dal fisico all'online, dalla generazione di traffico alla conversione e alla finalizzazione del traffico verso il cliente, qualche consiglio per aumentare i numeri, le vendite? Allora, dunque, diciamo che, sai, tutti i vari canali, generare il traffico, lavorare sulla conversione, lavorare sulla tua piattaforma, sono quelle famose, dico 500, che poi non so in realtà quante sono, 500 regole di cui parlavo prima. I numeri, dipende che numeri vuoi aumentare, perché anche i numeri è relativo, poi se voglio aumentare il traffico, ma non voglio aumentare le vendite, voglio aumentare la conversion o voglio diminuire la conversion. Tu magari aumenti il traffico, diminuisci la conversion, però fai lo stesso più vendite proporzionalmente. Quindi diciamo che, però tutto questo di cui stiamo parlando è analisi. Cioè, quali sono le strategie? Qual è la strategia principale? La strategia principale è analizzare, capire chi è il cliente, capire come servire il cliente, capire cosa vuole il cliente. Perché magari noi pensiamo erroneamente che abbiamo bisogno di acquistare tantissimo traffico per convertire un cliente, alla fine è semplicemente capire a che cliente dobbiamo vendere e la conversion aumenta automaticamente, come anche lo scontrino medio. Poi, insomma, tutto è l'analisi. Io consiglio sempre a chiunque di dotarsi, anche se stai appena lanciando un sito e hai traffico zero, la prima cosa che devi fare, al di là del sito o delle tue paginette social, utilizza un buono strumento di analisi, perché a partire dalla tua analisi puoi costruire una strategia vincente e da lì aumentare i numeri. Qualsiasi numero so sia, perché i numeri possono essere tanti nel nostro mestiere. Sicuramente analizzare i dati, e in questo il digitale ci aiuta molto rispetto ad altri tipi di attività, fa la differenza nel gestire le giuste strategie, no? Come dicevamo Certo, all'inizio, certo. Se io leggo i numeri e vedo cosa succede quotidianamente, settimanalmente, mensilmente, insomma, ogni business poi ha la sua regola di letteratura, no? Delle attività, è più facile porre rimedio o spingere su quello che funziona, abbandonando quello che magari non funziona, no? Quindi praticamente sperimentare e poi spingere dove funziona. Aggiungo che in questa fase di analisi, ovviamente, come tu hai detto, giornalmente, settimanalmente, diciamo che secondo me la pandemia ha anche accelerato non solo il giornalmente, ha accelerato anche il ora per ora, perché capisci che l'abitudine, quando una persona sta a casa, un'abitudine da cui, mentre le abitudini d'acquisto in certi, diciamo, magari nel mondo del gioiello potevano essere concentrate durante la giornata perché i negozi aperti, quando tu sei chiuso in casa non esiste più né orario della giornata e né giorno della settimana. Mentre magari normalmente il sabato e la domenica non erano dei picchi, adesso ti diventano dei picchi perché sei chiuso in casa, non puoi andare da nessuna parte, quindi di conseguenza. Quindi l'analisi puntuale, l'analisi minuziosa del dato ora forse è anche più importante rispetto a prima. Ok, oggi stiamo assistendo a una grande unificazione, acquisizioni e investimenti di grandi brand, no? Gli ultimi anni abbiamo visto Renzo Rosso, Remo Ruffini ed altri imprenditori che con le loro aziende hanno investito, fatto acquisizioni importanti verso anche settori completamente diversi.
giusto così per citarne qualcuno, qual è la tua visione verso queste grosse acquisizioni o verso questo di diventare un po' accentratori di più aziende o diversificatori di business, diciamo così? Allora, guarda, questo te lo racconto anche per esperienza vissuta, nel senso che quando io lavoravo alla Michelin, io lavoravo nella parte più legata alla guida, quindi nella parte più food, legata al food. Il mio ruolo era, io ero a capo di tutto ciò che era la digital innovation e e-commerce, cioè il mio mestiere era quello di lanciare delle nuove idee e-commerce per far sì che, insomma, ci fossero della prenotazione del ristorante della guida Michelin, va bene? Quindi lanciavo dei proof of concept, quindi delle linee di business test in diversi paesi per vedere dove prendeva Tequila più di me. Lanciavamo un progetto su Italia, Francia e Spagna, o allo stesso tempo ne lanciavi uno in Cina oppure negli Stati Uniti, perché comunque sai che effettivamente il comportamento può essere diverso, può funzionare in Italia ma non può funzionare in Francia, ad esempio, quello che succedeva. Però dopo mesi e mesi di attività ci siamo resi conto di una cosa, sai, soprattutto quando sei un grande gruppo e hai comunque magari creato il tuo, chiamiamolo così, fondo di investimento interno, va bene? Ti rendi conto che è molto più facile crescere in attività che tu non conosci attraverso delle acquisizioni piuttosto che creartele in interno. Perché anche se prendi i migliori esperti dell'e-commerce, ma ricrei un modello di business da zero, ci metterai anni e anni prima di renderlo comunque, di renderlo profittevole. È molto più semplice dire, guarda che a me manca questo settore del business, ad esempio e-commerce, c'è questo candidato che è un mio concorrente, lo acquisto, lo acquisisco, pure entro in capitale con lui e la mia accelerazione è molto più rapida, anche perché il team di questa nuova acquisizione posso utilizzarla per formare le mie risorse interne al digitale, cose che magari non potrei fare lavorando con certi tipi di agenzie. Quindi, certo, la strada dell'acquisition è una strada per coprire dei settori che magari non si possono coprire da soli in interno costruendo da zero. Quindi è un'ottima strategia. La sfortuna che abbiamo noi in Italia è che non è che siamo, eccelliamo anche in investimenti verso startup. Se tu prendi il mercato come quello francese, io ti racconto quello francese perché effettivamente è più grosso. In Francia parliamo di 4 miliardi di investimenti, di fondi di investimento annuali contro magari 600 milioni in Italia. Poi probabilmente con la pandemia è cambiata, ti sto dando dei numeri che sono dell'anno scorso, però effettivamente abbiamo una mentalità un po' più reticente verso l'investimento nelle startup. Quindi insomma, benvenuti e bravissimi Renzo Rosso, Remo Ruffini, che sono entrati e stanno facendo un po' quello che in Francia hanno già fatto 6-7 anni fa ex grandi imprenditori. In Francia c'è anche si è creato un incubatore, tra l'altro più pubblico che privato, dove ovviamente sono arrivati anche fondi privati, che lavora proprio verticalmente nel mondo dell'e-commerce, motivo per cui da lì sono venute fuori piattaforme di e-commerce, metodi di pagamento, strumenti che fanno qualunque cosa, quindi c'è una forte attenzione, sicuramente sono più avanti di noi da quel punto di vista, no? Noi la pandemia ci ha portato in avanti. Anche questo fa, sai, la cultura. Sì, c'è l'attenzione, non c'è solo l'attenzione, perché effettivamente, allora, ci sono i fondi, c'è l'attenzione, ma c'è una cosa fondamentale per un giovane o meno giovane, qualcuno che si lancia, il fatto che c'è l'accompagnamento, e c'è un accompagnamento proattivo per far sì che la startup riesca in questo tipo di, insomma, nel proprio business. Ok, una delle carte vincenti dell'e-commerce qual è secondo te? Guarda, ripeto esattamente sempre lo stesso concetto, si chiama l'essere umano. Io mi dispiace, ma io sono un fervente sostenitore dell'essere umano come fautore del successo di qualsiasi tipo di azienda, ed è estremamente importante
investire nell'essere umano, investire nella formazione dell'essere umano, investire nell'essere umano e soprattutto nelle sue capacità, perché l'essere umano che può portare veramente a sormontare questo gap come durante la pandemia. Le idee vengono dagli esseri umani. Purtroppo l'intelligenza artificiale sa gestire tantissime cose, perché è fondamentale, perché gestisce tante cose, però nel 2021 l'essere umano è ancora la carta vincente dell'e-commerce, e le aziende devono capire che questo essere umano e-commerce esiste, va utilizzato, va sfruttato e soprattutto va lasciato libero, perché lo spirito e-commerce è un attimo uno spirito un po' diverso dagli standard di mercato, ma è questo che fa la sua forza. Le intelligenze artificiali non dovrebbero sostituire gli esseri umani, ma dovrebbero aumentarne le potenzialità, no? Portando Corretto. dati, dando alla luce informazioni o evitandoci magari di fare lavori ripetitivi che rischi soltanto di sbagliare, ma venendoci incontro con dati al momento giusto, trasformando quello che abbiamo sotto gli occhi per permettere poi noi di ragionare e fare la differenza, penso io. Concordo pienamente. Parlando di... Allora, inizio a vedere qualche domanda, magari insomma inizio a farti un paio di domande che arrivano dalla nostra community. Vedo qua Giuseppe che chiede: quanto incide il metodo di pagamento sull'e-commerce dal vostro osservatorio, dalla tua esperienza di questi anni? Quanto incide metodo pagamento? Magari non so in che senso incide, cioè Sulle nel senso performance, che sulle vendite, cioè nel quanto... senso Il giusto metodo di pagamento, vorrei interpretarlo in questo modo, no? Cioè quanto... allora quello che in effetti diciamo che oggi come oggi il consumatore non è tanto il metodo, ma è la varietà, nel senso che possiamo avere il cliente, oggi esiste ancora il cliente che vuole pagare contanti, ma esiste il cliente che vuole pagare un telefonino. Cioè è chiaro che hai bisogno di avere tutti i metodi di pagamento. Poi è chiaro che quando tu scegli la modalità di pagamento, devi essere bravo a scegliere quella modalità di pagamento che ti permette di avere, diciamo, quello che chiamiamo un tasso di accettazione il più alto possibile. Cioè, è inutile avere una modalità di pagamento che ti filtra ogni carta e ti dice no, lui non passa, lui non passa, lui non passa, e poi ti rendi conto magari che effettivamente quella persona non è che aveva problemi col suo conto, era solo il provider che non era capace di gestire. Quindi diciamo che la modalità di pagamento nell'e-commerce è fondamentale, come andare in un negozio, non c'hai il POS, che vuoi fare? Cioè, non è che puoi pagare, voglio dire. Quindi, sì, non so se ho risposto alla domanda di Giuseppe nel modo in cui voleva lui. Ok, una cosa che stavo riflettendo di quello che hai detto prima è interessante in un momento in cui tutto sta andando verso il digitale. Il fatto che tu punti sulle persone, tra l'altro io sposo e condivido la filosofia, però è bello questo essere disruptive, no? Rispetto al momento dove si tende a trasformare tutto in digitale, automatizzato, Va, allora, puntare giustamente sul capitale umano che poi è asset di ogni azienda. un'azienda è fatta di esseri umani e sarà fatta ancora per tanti anni. Chiaro che ci sono dei mestieri dove l'essere umano magari ha meno bisogno, però voglio dire, se una prova contraria, le aziende sono ancora fatte di esseri umani, quindi bisogna capitalizzare su queste persone, ma capitalizzare sull'essere umano vuol dire anche dargli gli strumenti giusti, quindi come tu dicevi, dargli le modalità di pagamento, l'intelligenza artificiale, del sistema di CRM, delle piattaforme e-commerce performanti, questo vuol dire tenere all'essere umano. Certo che se io metto una persona in ufficio e gli dico, to arrangiati, è chiaro che non lo sto aiutando. Tenere l'essere umano vuol dire dargli gli strumenti fondamentali, principali, perché lui faccia il suo lavoro e sia felice nel suo lavoro. Questo è investire nell'essere umano anche. Tornando ai valori, un altro valore di cui si parla sovente, almeno noi parliamo con i vari CEO di aziende o persone che hanno una visione un po' più alta, magari non di prodotto, ma di diciamo legata all'azienda tutto tondo,
il fatto di portare i valori dell'azienda davanti al consumatore, no? Voi, vabbè, col mestiere che fate, ovviamente questo è un po' alla base di tutto. Qual è la tua visione su il portare il perché di un'azienda in comunicazione oggi? Qual è il valore? Beh, il valore è fondamentale, perché comunque oggi, cioè, se il cliente si identifica in un'azienda, il cliente quando compra un prodotto non è che sta comprando una semplice merce, poi dipende anche dal settore, però nel mondo dei fiori, quando tu compri da Interflora, hai comunque una certa garanzia che è data, insomma, da un'azienda che fa estremamente attenzione a con quali fioristi lavorare, e quali i fioristi con cui lavoriamo sono dei fioristi che prima di tutto sono degli artisti, e poi sono delle persone che, insomma, sono anche, tra virgolette, utilizzo la parola tra virgolette, selezionate, nel senso che non è che è aperto a tutti il mondo Interflora, è un brand talmente tanto riconosciuto che dobbiamo garantire dei criteri anche di un certo livello per il cliente finale. Cioè, quello che facciamo noi è tuteliamo effettivamente il cliente finale, mettendogli a disposizione il migliore servizio possibile. E il servizio passa dal fiorista, perché alla fine è il fiorista che prepara la composizione e soprattutto consegna la composizione. Nel momento in cui tua moglie riceve una composizione da parte tua, tua moglie vede questo mazzo di fiori, è il fiorista che gli fa passare questa emozione, lui che consegna. Di conseguenza non è che stiamo lanciando una scatola di cartone e tu vai a ritirartela quando torni a casa dopo il lavoro. Qui è una relazione one-to-one umana. La persona, il fiorista che consegna, deve avere anche un atteggiamento che è un atteggiamento volto al servizio, quindi è fondamentale. E di conseguenza chi riceve i fiori da Interflora deve sentire questo, quindi le persone si identificano nel brand. Ti faccio un esempio, te l'ho detto, avendo lavorato per anni nella guida Michelin, quando tu senti a parlare di guida Michelin, tu sai che ci sono degli standard che la ristorazione Michelin rispetta, ed è questo è fondamentale. Chiaro, fa da garante, no, al servizio, e quindi è l'entità che agli occhi del consumatore dice: vai lì perché io ti garantisco questo. Esatto. Ringrazio Paola per i complimenti, insomma, e tutti i commenti che ha fatto mentre tu chiacchieravi, arricchendo le tue parole di contenuti. Vedo qua una domanda di Roberto che dice: credo che l'assistenza clienti sia un fattore molto importante per un e-commerce in tutte le fasi della customer journey, pre, durante e soprattutto post vendita. Qual è la tua visione sull'assistenza clienti? Che, beh, immagino che tu sia allineato sul pensiero, però se volevi aggiungere ancora Immaginiamo, qualcosa. sì, io rispondo con una cosa semplice. Noi potremmo vivere senza l'udito, giusto? Perché ci sono tante persone non udenti, ovviamente, sorde, che vivono. Però quando tu senti, il mondo è completamente diverso. Il customer service sono le mie orecchie, perché il customer service parla col cliente finale, parla con il fiorista. Se c'è un posto dove io posso imparare è dal customer service, perché sono loro che mi raccontano le storie tutti i giorni. A partire da quelle storie io posso ricreare la mia strategia e rispondere alle esigenze del cliente. Quindi il customer service non è una delle armi, probabilmente la principale di tutte le attività. Ascoltare il cliente è la base di, scusami, il cliente e il fiorista, perché io comunque ho un doppio ruolo, io parlo con un cliente e con un fiorista. Se non Ciao. ascolto né l'uno né l'altro, non vado da nessuna parte. Anch'io penso che per le aziende che hanno a che fare con gli utenti finali, ma probabilmente questo vale anche per chi ha a che fare nel mondo B2B, usare chi parla con i clienti tutti i giorni come punto d'ascolto e stimolo per lo sviluppo, per la trasformazione dell'azienda, sia il posto migliore dove farlo, anche perché il customer care raccoglie anche le lamentele. Da una lamentela può venire fuori un'idea per dare un servizio migliore, no? Basta essere costruttivi e avere, come dicevamo prima, il giusto mindset e vedere in positivo un'eventuale anche criticità. Ci sta. Forse la domanda che oggi bisogna farsi, io la risposta
lato mio per la mia esperienza, che cos'è il customer service oggi? Perché il customer service, nella maggior parte dei, diciamo, da storico, il customer service è un numero di telefono, un indirizzo mail dove risponde qualcuno. Oggi il customer service non è quello, cioè è anche quello, perché un customer service oggi risponde al telefono, risponde a una mail, risponde a una chat online, risponde a una video chat, risponde sui social network, risponde ai commenti del marketplace. Il customer service è un ruolo completamente diverso rispetto a un tempo dove, sai, ti ricordi, c'è stato un periodo, poi succede ancora, che dici faccio outsourcing a tutti i costi. Occhio, perché l'outsourcing del customer service, sì, magari può essere delegato su certo tipo di attività, ma non su tutto. Quindi diciamo che il customer service, secondo me, rivedrà delle evoluzioni nel tempo, perché è talmente importante saper rispondere a un cliente che non puoi delegare, esternalizzare tutto. Sono d'accordo con te, infatti si è visto anche questo passare dentro e fuori di questo tipo di attività in base alle fasi storiche e alle evoluzioni che ci sono state nel nostro mondo. Penso anch'io che un'azienda che fa prodotto possa avere dei grossi vantaggi a portarsi in casa questo tipo di servizio. Che dire, Luca, sembrano passati 5 minuti, ma in realtà è passata un'ora, anzi un po' di più perché noi abbiamo cominciato già dal fuori onda. C'è ancora qualcosa che volevi condividere con la nostra community? Ma io intanto volevo ringraziarti perché secondo me è estremamente importante che persone come te, i tuoi collaboratori, che tra l'altro ringrazio per aver organizzato in maniera così puntuale e ben organizzata, diciamo, questa video chiacchierata, Senza di loro non potrei fare l'evento, quindi almeno. alle sue persone. No, quindi io ti ringrazio tantissimo, secondo me è fondamentale che tu possa, tra virgolette, far girare nel mondo del digitale la parola del digitale, dell'e-commerce, che permetterà di crescere ancora di più, di sensibilizzare ancora di più le altre aziende a questo mondo. Poi, lato Interflora, quello che posso dire è che ho un sacco di lavoro da fare, vi garantisco tantissimo, è un challenge fantastico, però ho la fortuna di essere di un brand, di lavorare per un brand eccezionale, con un prodotto magnifico, il fiore. Bene, che dire, in bocca al lupo, visto che hai iniziato anche da pochissimo, quindi per questo tuo nuovo lavoro e avremo sicuramente modo di tornare a chiacchierare. Grazie Va mille bene. per il prezioso contributo che ci hai dato anche questa volta e beh, adesso ti tocca tornare a lavorare. Eh sì. Grazie mille Luca, ciao, buona Ciao. giornata. Ciao. Bene, allora vi ricordo di aiutarci a condividere quanto avete appreso oggi. In questa prima sessione da parte di Luca all'interno dei social, utilizzando l'hashtag e-commerce week, in quanto in più persone condivideremo le informazioni legate al digitale, più sarà facile per tutti nel momento in cui la cultura dell'e-commerce cresce e fare business con le nostre attività. Ci rivediamo tra qualche minuto alle 15:30 con Matteo Guerrini, former country manager. Voglio però prima di lasciarvi questi 2 minuti di pausa, vorrei ringraziare i nostri sponsor e partner che sono fondamentali per la realizzazione di questo progetto. Grazie mille e ci vediamo tra 2 minuti.
Bene amici, prima di ripartire vi ricordo che potete, per chi ci sta seguendo su YouTube, attivare la campanellina per sapere anche quando ci saranno le prossime live di tutta questa settimana dedicata all'e-commerce, e vi ricordo che queste nostre discussioni continuano all'interno di un gruppo Facebook che si chiama e-commercecommunity.it, dove potete trovare professionisti, merchant e imprenditori con i quali continuare a parlare di questi argomenti anche mentre non sono la live. Bene, Matteo, voglio darti il benvenuto, anzi ben ritrovato, visto che insomma tu sei nostro ospite. Grazie, buona giornata a te e a tutti quanti gli ospiti, Samuele. Grazie mille per l'invito. Vorresti cominciare presentandoti, raccontandoci chi sei, di cosa ti occupi? Sì, certo, molto volentieri. Allora, come giustamente hai introdotto prima, sono una persona che ha un'esperienza di all'incirca 18 anni all'interno del mondo del beauty e del luxury. Ho avuto la fortuna di lavorare per tutta una serie di aziende multinazionali, quali L'Oreal, prodotti di lusso, quali Estée Lauder Companies, per cui ho lavorato sia in Italia come direttore commerciale per la divisione Estée Lauder e Tom Ford e poi come direttore internazionale per la divisione Tom Ford Beauty, e poi un'esperienza come direttore generale per la filiale italiana per la Prairie. E quindi tutte esperienze molto molto ingaggianti e ricche di learnings da un punto di vista non soltanto del mondo del beauty e del lusso, ma soprattutto dal punto di vista umano, che è un tema che ho visto che stavate affrontando prima con Luca, ed è una cosa che mi sta molto a cuore, anche perché oggi parliamo di umano, di umanità, e non si può parlare di esseri umani soprattutto quando parliamo di relazione tra fisico e digitale. Quindi sono qua oggi per dare un contributo alla vostra crociata che sposo a pieno, e veramente ancora una volta grazie, perché iniziative come queste fanno crescere tutti quanti. Beh, e merito anche dei relatori che decidono di dare il loro contributo, quindi bidirezionale, grazie a te Matteo. Allora, se sei pronti, comincerei con qualche domanda. Allora, se il concetto di lusso oggi è associato a un'esperienza, e dalle varie ricerche fatte a livello globale è venuto fuori che spendere soldi per delle esperienze ci gratifica molto di più che spendere soldi per degli oggetti, come trasferire l'esperienza dei punti vendita nel mondo digitale? Allora, è una bella domanda e sinceramente, soprattutto se parliamo di un mondo beauty e di un mondo lusso, non si può che fare un salto indietro nel capire innanzitutto perché le persone fanno questo tipo di acquisti, perché il mondo si è evoluto, e rispetto a qualche anno fa la crescita del mondo e-commerce e l'uso dei social network hanno completamente stravolto quelle che sono le dinamiche delle grandi aziende e delle piccole aziende, che oggi stanno sfruttando il digitale giustamente per coinvolgere e fidelizzare i clienti, e soprattutto, ultimo ma non ultimo, anche ottimizzare i processi di vendita. I clienti, dall'altro punto di vista, sono sempre più evoluti, e rispetto ad anni fa, con l'avvento di internet si è completamente stravolto il modo di ragionare e il modo di vedere il processo proprio di acquisto. Quindi oggi come oggi, se tu mi fai la domanda come si fa a trasferire questa esperienza dai punti vendita al mondo digital, ti devo rispondere innanzitutto che questo succede con un'integrazione. Perché punti vendita fisici e mondo digital non possono e non devono essere concepiti come due mondi separati, non soltanto per quanto riguarda un'esperienza omnichannel, quindi i canali che si comunicano fra loro, ma anche per digitale che deve essere integrato dentro i negozi fisici. Quindi questa concezione di business in silo, che divide proprio la fisicità dal mondo digital, non può essere più concepita, perché ovviamente questo richiede un'integrazione a 360 gradi. Io credo che fondamentalmente tutto quanto sia una questione di linguaggio, nel senso che i valori, e torno al concetto che dicevate nell'intervento di prima, sono veramente quello che sta alla base di come un brand comunica, di come un brand si esprime. Se tu mi permetti, ho preparato alcune piccole slide per introdurti un po' questo concetto, e chiederei magari alla regia se può avviare la presentazione. Grazie mille. Allora, ci tengo a parlare appunto di questo concetto, perché si è passata una vera evoluzione di tutto quello che è il concetto di lusso e di mondo del lusso e del beauty, in senso. Se io chiedessi a te, Samuele, che cosa per te è un concetto di prodotto e mondo di lusso, probabilmente tu mi daresti una delle risposte, probabilmente,
che viene spiegata in una di queste foto. Per alcuni prodotti di lusso è un prodotto legato a una bella esperienza in un albergo, in un resort, sperso in chissà quale posto di qualche location fantastica. Per alcuni prodotto di lusso è un prodotto fisico di lusso. Qui ho messo un'immagine di borse di Louis Vuitton, che possono essere un chiaro esempio. Oppure uno, per alcuni, lusso è dedicare del tempo al proprio sport, alla propria passione. Io sono un appassionato di golf e per me sicuramente dedicare tempo a qualcosa che mi piace è un lusso. Se però avessi chiesto questa domanda a magari tuo padre, a tuo nonno, all'inizio degli anni 50, probabilmente mi avrebbero risposto che per loro lusso voleva dire questo. E quindi lusso era un qualche cosa che poteva essere, ad esempio, una televisione bianco e nero con tubo catodico messa dentro una sala e a cui tutti quanti convergevano per poter guardare il programma del caso. Quello per loro era lusso. E se io oggi ti dicessi, tu preferiresti fare una bella vacanza in una location tropicale o ricevere un televisore bianco e nero con tubo catodico spesso mezzo metro, non so, o sei un appassionato di prodotti vintage, e può essere, oppure probabilmente andresti più sulla vacanza. Perché ti dico questo? Perché il concetto di lusso e il concetto di beauty, in senso stretto, si è evoluto. Pensiamo agli anni 70, quindi un buon numero di anni fa. Il concetto di branding all'interno del mondo del lusso era più legato al concetto di fare una firma. Perché questo? Perché c'era una società che era completamente guidata da quello che era un'esclusività, una elite che si poteva permettere, poteva accedere ad alcuni prodotti che erano fatti con principi di artigianalità, con principi di unicità, con principi assolutamente di unicità del prodotto stesso. Infatti, chi poteva permettersi un prodotto di lusso, un prodotto di beauty anche in senso stretto, erano poche persone che potevano accedere a un certo livello di purchase power, quindi di acquisto. Se andiamo a vedere quello che è successo negli anni successivi, quando c'è stata un'apertura della società a forme di comunicazione, di interrelazione anche differenti, l'arrivo di internet ha completamente stravolto il modo in cui ragioniamo. Negli anni 2000 il concetto di brand e il concetto di branding in generale nel mondo del beauty e del lusso è più diventato un concetto di simbolo. Il prodotto di lusso e il prodotto di alta gamma è diventato un elemento all'interno di un qualcosa che deve essere raccontato. Io qua ti metto una pubblicità di Louis Vuitton, sempre, che per me è stato uno dei pionieri in questa forma di comunicazione, ed è una bellissima immagine di Bono, Vox e U2, che con sua moglie Ali sono con questi borsoni Louis Vuitton, ma se ti faccio la domanda, stanno partendo, stanno arrivando, sono in provincia di Torino o sono in una landa dell'Irlanda? Io non lo so, però questa domanda non ha una risposta. Perché? Perché questa immagine racconta una storia. Quindi il brand aveva l'obiettivo di raccontare una storia. Il prodotto non era più la star, ma era un elemento all'interno di uno storytelling che veniva a crearsi. Questo perché? Perché il consumatore voleva sempre di più elementi di storytelling all'interno di un mondo che voleva gli si venisse raccontato. Oggi che succede? Oggi il mondo si è evoluto. Perché il concetto di branding, e questa cosa soprattutto nell'ultimo anno e mezzo l'abbiamo sentita ancora più forte, è molto legato al concetto di identification, di appartenenza. Quindi i brand devono avere la cognizione, la concezione, l'idea, il chiarimento che fare brand per il consumatore vuol dire capire se un brand mi appartiene e io appartengo a quel brand. E questo è un principio che sì, nel mondo del beauty e nel mondo del lusso ha una certa importanza, perché ovviamente parliamo di brand che hanno un certo standing e un certo valore, ma è umano. È umano. Il senso di appartenenza è un qualcosa che tutti quanti noi viviamo. Noi perché siamo qui oggi? Perché condividiamo il valore, i valori che Yuzan e e-commerce week portano avanti. Quindi noi stiamo appartenendo a un qualche cosa che sta accadendo in questo momento. Il concetto di belonging feeling, quindi senso di appartenenza, è proprio umano. Se pensiamo a tutti quanti noi, prima o poi, abbiamo avuto nella storia nostra un cantante che ci ha appassionato, una squadra di calcio che ci appassiona, i fan club. L'essere parte di qualcosa è un qualcosa che appartiene a noi come esseri umani. E ti faccio questa introduzione perché è assolutamente una sfida oggi come oggi far capire ai brand, far capire ai consumatori che questo è un punto che deve far rifocalizzare il modo di fare business,
molto più sull'uomo, sull'essere umano e su quello che i valori dell'essere umano sono, per l'essere umano sono importanti, piuttosto che il business fino a se stesso. E lo dico perché in quest'ultimo anno e mezzo abbiamo visto tantissimi brand, tantissime aziende snaturarsi per raccogliere magari i profitti di breve periodo, e va benissimo, ci mancherebbe, perché comunque tutti campiamo di numeri, però lo snaturarsi, se porta contro quei valori per cui il nostro DNA è stato creato, rischiamo di avere un impatto nel lungo periodo. Sicuramente c'è una differenza tra quello che vuol dire vision, mission e valori, ed è una cosa che io tengo sempre molto distinta. Oggi ho la fortuna di lavorare con tante realtà differenti, portando un know-how, ho anche creato una community in cui parliamo tanto di valori, che si chiama The Human Factor Community, e in questa community parliamo di valore umano, perché vision vuol dire avere un sogno. La mission è come arrivo a quel sogno, che è una cosa ben distinta, spesso si confonde vision e mission, e i valori è come arrivo, quindi quali sono i passettini che faccio per arrivare a compiere la mia strada e raggiungere il mio sogno. Sono cose abbastanza importanti, perché quando parliamo di una traslazione tra fisico e digitale, possiamo farlo con un linguaggio diverso, ma non possiamo assolutamente snaturare il nostro modo di essere. Pensiamo al mondo del beauty. Il mondo del beauty, è inutile che te lo dica, in questo periodo di Covid e di pandemia è stato colpito, ha avuto degli impatti. Tutti quelli che mi dicono, sì, ma il mondo del beauty è un mondo che comunque non conosce flessioni e non conosce difficoltà, perché comunque è un business alto di gamma. Non è vero. Non è vero, ve lo dico. Ci sono tanti consumatori che hanno iniziato a fare acquisti più oculati. Ci sono alcuni consumatori che hanno iniziato a spostarsi da negozi fisici a negozi online, e questo comporta di fatto che i brand meno sbilanciati sull'online e sul digitale hanno avuto degli impatti negativi, e ci sono anche dei brand che hanno comunque avuto un impatto perché non hanno risposto o non hanno saputo essere pronti alle nuove esigenze del consumatore o della consumatrice. E quali sono queste esigenze? Punto primo, un'esigenza del consumatore di essere molto più attento a quello che compra. Oggi come oggi ci troviamo in tutti quanti i canali, e soprattutto nel mondo del beauty, nel mondo del lusso in generale, ad avere un consumatore che è sempre più attento a quello che compra in termini di ingredienti, filiera, sostenibilità. Non è più possibile far finta che un prodotto valido sia l'unica ragione per cui un consumatore compra questo prodotto. Empowerment delle donne è un aspetto fondamentale. Non sopporto le aziende che ne fanno una leva di marketing, perché vorrebbe dire veramente snaturare anche lì, fare mettere una leva su qualche cosa che dovrebbe essere innato, però comunque sappiamo che c'è ancora un gap da dover recuperare, ed è una cosa a cui i consumatori e le consumatrici stanno più attente. Sostenibilità, attenzione verso il pianeta, quello che viene definito spesso e volentieri luxury with higher meaning, quindi lusso con un significato più elevato, è assolutamente è il significato di un'azienda, il significato che cerca un'azienda di dare al suo business, che non soltanto prende dalla società, ma anche dà indietro alla società. Ed è importante perché i consumatori sono attenti a quelli che sono fenomeni di greenwash, che assolutamente sono molto controproducenti per un consumatore che è sempre più evoluto, però la sostenibilità, l'attenzione alla corporate social responsibility è fondamentale. E ultimo, non ultimo, l'attenzione alle cause socialmente responsabili. Attenzione alla cultura, attenzione all'acqua. L'acqua è un elemento che, oltre alla sostenibilità, è anche socialmente importante. L'inclusion and diversity sono temi assolutamente importanti. E questo perché te lo dico? Perché quando parliamo di mondo di beauty e di lusso, c'è un elemento importante che distingue il brand di beauty e lusso dai brand che non lo sono, ed è il tempo. È il tempo. Il tempo, non tanto tempo, perché è bello dire tempo e riempirci le slide con il concetto di tempo, tempo che ci vuole, tempo per costruire un brand e quant'altro, ma perché noi dobbiamo essere bravi anzitutto a trasferire un contenuto costruito nel tempo. I brand che non hanno storia possono anche avere un prezzo elevato, ma non saranno mai brand aspirazionali. Ci vuole tempo, come nelle relazioni umane. Quando tu hai incontrato tua moglie, probabilmente non è che hai preso e ti sei innamorato immediatamente, ci vuole del tempo. È un discorso di fiducia che si costruisce nel tempo, ma è anche tempo che devi convincere il consumatore, la consumatrice, a spendere con il tuo brand. Per questo è importante nel mondo digitale essere sempre più in grado di catturare questo tempo.
E parlando di mondo di beauty e di lusso, tornando alla tua domanda, ti faccio un paragone. Se io avessi i soldi per comprare una bellissima borsa, queste due sono due bellissime borse, una di Michael Kors e una di Hermès, ok? E lo faccio veramente mettendo sullo stesso livello prodotti che hanno lo stesso valore, perché qua parliamo del top di gamma di Michael Kors e una borsa di Hermès. Quello che compro acquistando il prodotto di Hermès è comunque un prodotto che non è soltanto la borsa fisica, ma è anche una storia che c'è dietro. Quindi più un brand è in grado di raccontare la propria storia, e meglio è. Il digitale oggi fa parte del mondo del lusso e del beauty. È impossibile che noi non lo contempliamo. È una forma di linguaggio. Quindi non possiamo pensare, ritorno alla tua domanda, che siano due mondi distinti, ma l'integrazione è necessaria, perché con l'integrazione si riesce ad avere quella che si chiama un'esperienza seamless, cioè comunico gli stessi valori, comunico gli stessi principi, ma li comunico in maniera differente. Nel negozio parlerò con la forza, con il personale di vendita, parlerò tramite la prova di un prodotto fisicamente, parlerò tramite tutto quello che è visivo e touchable ed è tangibile da parte del consumatore. Quando parlo invece di digitale, devo parlare con strumenti che sono ovviamente intangibili. Devo parlare con strumenti che non mi rendono facile, ovviamente, la prova prodotto, ma mi rendono la prova prodotto da un punto di vista emozionale. Il prodotto non è il prodotto fisico, è un prodotto anche quelle che sono le emozioni che il prodotto mi suscita. Quindi quella è una leva che si può più puntare. In soldoni, non si può proprio pensare che sia una scissione tra fisico e digitale, anche perché ci sono tre motivi fondamentali in chiusura che ti vorrei dire di questa mini introduzione. Il primo è che il digitale è un elemento che permette alle aziende di brand di avere sempre di più un legame stretto col proprio consumatore. Questo perché? Perché il digitale è ovunque, internet è ovunque. Quindi più un brand riesce a gestire bene quelle che sono le leve del digitale, più riuscirà a essere in stretta connessione con il proprio consumatore. Di pari passo CRM. Tanti brand, soprattutto nel mondo del beauty e del lusso, magari storicamente hanno pensato che la forza del brand, la forza del prodotto era il driver principale per essere acquistati. Mentre invece oggi sappiamo che la cosa importante che cos'è? È avere una profilazione del proprio consumatore. E il proprio consumatore profilato ci permette di avere degli investimenti che sono anche finanziariamente molto più efficienti ed efficaci. E ultimo, non ultimo, l'elemento di complessità. In un mondo complesso non possiamo rivolgerci a tutti i consumatori con un'ampia complessità di soluzione. C'è questo trade-off tra complessità e consumatori. Se mi rivolgo a un pubblico ampio, devo avere un prodotto che è facilmente realizzabile. Se ho un prodotto complesso, devo rivolgermi a una nicchia di consumatori. I brand che si rivolgono con una grande complessità a tanti consumatori hanno la strada per il fallimento. Quindi soltanto tramite la gestione dei dati che un business digitale e un business altamente profilato mi può fornire, questo discorso può essere fatto. Quindi tornando alla tua domanda, serve linguaggio e capacità di sapersi muovere tra i diversi mondi per poter fornire una visione, una capacità di lettura che è veramente a 360 gradi. Spero di aver risposto alla tua domanda. Direi decisamente sì, e queste slide sono state utili per creare un bel percorso di... Beh, hai fatto un bello storytelling, alla fine ci hai dimostrato con due slide come farlo. Ok, a questo punto mi sorge spontanea una domanda. L'innovazione di prodotto in un brand di alta gamma, quant'è che impatta? Allora, l'innovazione impatta tanto, ok? E l'innovazione è un qualche cosa che fondamentalmente non può prescindere da quello che è il mondo che viviamo, nel senso, in termini di mondo nostro, di tutti quanti i giorni, ma anche mondo del beauty e mondo del lusso. Tieni conto che ci sono due tipologie di consumatori all'interno del mondo del beauty e del lusso in senso più lato. Ci sono i consumatori del prodotto, ok? I consumatori che vogliono un prodotto, un profumo, un prodotto make-up, un prodotto di skincare, perché amano quelle caratteristiche e sono un tipo di consumatore. E poi ci sono i consumatori che amano il brand.
Il consumatore che ama il brand è un consumatore che vuole acquistare qualcosa di quel brand. Io ho avuto la fortuna di lavorare per diversi brand in licenza, vedi ad esempio Tom Ford Beauty, vedi Kilian, vedi tanti altri brand di fashion, e sono tantissimi consumatori che vogliono acquistare un prodotto per entrare nella community di quel brand. Quindi l'innovazione è fondamentale, sia dal punto di vista di formula, perché ovviamente c'è sempre la consumatrice, il consumatore che entra in punto vendita e dice ogni anno cosa c'è di nuovo, vorrei provarlo, ok? Quindi quella è l'innovazione della formula, ma c'è anche l'innovazione della tipologia di prodotto, perché un consumatore che ama ad esempio acquistare un brand come Tom Ford, per cui ho lavorato, un anno prima probabilmente lo sarà disposto ad acquistare un prodotto per entrare nel mondo di Tom Ford in un determinato modo, ma poi quando il brand evolve, quando l'uomo fashion evolve, ovviamente dovrà evolvere anche il modo con cui interloquiamo con il consumatore, con il prodotto. Quindi l'innovazione è veramente un aspetto importante ed è una cosa che non è prescindibile. L'aspetto importante qual è? Comunicare anche qui in modi differenti tramite innovazione, ma rimanendo sempre fedeli al brand. Quindi rimanendo sempre fedeli a quelle che sono le caratteristiche e i valori, torno al solito argomento, del brand di cui ci occupiamo. Okay, dopo la crisi ci troveremo davanti a un mercato diverso, con crescite differenti per differenti aree geografiche ovviamente e anche per generazioni. Com'è che vedi tu lo sviluppo del mercato del beauty? Bello complicato. Allora, il mercato sarà molto complicato perché anzitutto usciremo da questo, quando usciremo del tutto, e ci vorrà ancora un po' di tempo, da questa situazione pandemica, il mercato del beauty ne uscirà colpito e soprattutto ne uscirà con tante vittime, per il discorso che ti facevo prima, nel senso che ci sono tanti brand che in questo momento hanno snaturato il loro modo di essere e il loro business per portare a casa dei fatturati di breve periodo, che però li hanno portati magari a delle logiche un po' più promozionali e un po' meno di storytelling. Fare e-commerce nel mondo del beauty e del lusso non è fare sconti, è portare alla luce con il linguaggio beauty e il linguaggio lusso alcune dinamiche nuove. Ma quali sono queste dinamiche? Le dinamiche che io evidenzio, che io penso, che io intravedo sono fondamentalmente la prima, una visione molto più intimistica. Quindi spiego meglio, una visione di lusso molto più individuale, cioè il lusso per me è un qualche cosa che ci porteremo dietro dopo questa pandemia. Tanta gente sta imparando adesso a prendersi cura di se stessa anche non andando al centro estetico, anche non andando in profumeria, anche non andando nella spa di turno. Tant'è vero che nel mercato del beauty c'è stata una grandissima flessione dal punto di vista di fragranze e make-up, che sono prodotti che notoriamente vengono utilizzati quando si esce di casa o si va a interagire con altri, mentre invece lo skincare, il trattamento, la crema, è un qualcosa che ha avuto una flessione minore, perché comunque ci si prende cura di se stessi. E poi oltretutto anche perché la cura della pelle, delle mani, del viso, con le mascherine, con i guanti, è stato qualcosa che ci ha impattato molto. Quindi la cura di se stessi per se stessi è qualcosa che ci porteremo dietro. Sicuramente un'attenzione maggiore agli ingredienti e anche al modus operandi con cui le aziende lavorano. Parlerei quasi di artigianalità. È un qualche cosa che uscirà sempre di più come coda di questo momento nel mercato del beauty. La sostenibilità l'ho già citata, quindi assolutamente un trend che vedo sempre più incalzante. È notizia di qualche giorno fa dell'entrata in Italia di Vedrà che Elephant, che è un brand del gruppo Shiseido acquistato, che ha avuto un boom per la sua capacità di essere sostenibile e il suo linguaggio sostenibile in pochissimo tempo, ed è un business veramente, veramente vincente. CRM, quindi tanti brand smetteranno di pensare di essere forti giusto perché si chiamano così o comì, ma avranno bisogno di utilizzare CRM per profilare clienti ed efficientare investimenti, e ovviamente digitale. Il digitale è un qualche cosa che è imprescindibile, quindi il mercato del beauty è molto più digitale come tools, come strumenti, come linguaggio. Questi sono un po' i riflessi che vedo nel mercato beauty. Stanno già accadendo queste cose, ma da ora in avanti sarà sempre di più. Parlavi prima anche della cura del viso, ma non è che sono anche un po' colpevoli tutte ste call con telecamere in full HD? Diciamo che impattano. Tu ci scherzi, ma nel contorno occhi, adesso non voglio fare una lezione, ma il contorno occhi, lo sforzo nel tenere il viso fisso sugli occhi assolutamente è un qualche cosa che impatta. Quindi mani che ci laviamo, mascherine per il viso, occhi che utilizziamo, sono tutti quanti elementi che comunque hanno bisogno di
ci dicono prenditi cura di te stesso. Esatto. Ok. Stiamo assistendo ad un'accentata evoluzione di differenze culturali. Sì. E di differenze strutturali nella catena di prodotto, dalle fabbriche alla logistica alla distribuzione. Che sta succedendo? Beh, sta succedendo che ci si sta evolvendo. Cioè, l'evoluzione non vuol dire cambiamento, l'evoluzione vuol dire salvaguardare quello che funziona e quello che non funziona e non è più in linea con quello che facevamo prima, lo facciamo evolvere verso un nuovo modello di business, un modello di business, un modello di valori, un modello di riferimento che è più al passo con i tempi. Questo credo che richieda un grande sforzo di adattamento. D'altronde si deve evolvere e ci si deve adattare al nuovo mondo che si sta creando. E un mondo globale, che prima pensavamo fosse un mondo che tutti vedono alla stessa maniera, tutti i prodotti venduti nello stesso modo in tutte quante le parti del mondo, ora sta diventando un modello globale che invece vuole lo stesso prodotto magari in alcune declinazioni o in alcuni modi o in alcuni format o in alcuni linguaggi diversi paese per paese. Ne parlavamo insieme a te proprio ieri su Clubhouse, sulla room che fate dopo la giornata di riunioni, su come, che bellissimo oltretutto, suggerisco a tutti quanti di seguirla, di come... Sera alle 18:30 ce ne sarà di nuovo un'altra dove ci aspettiamo che sarei presente. Non mancherò. Di rendere interattivo più col pubblico. Assolutamente. Proprio ieri dicevamo di come tutte quante le piattaforme social si stanno un pochino allargando con delle nuove features che prima non avevano e probabilmente in questo momento c'è più una rotondità di quello che stanno facendo. Quindi chi aveva i video sta arricchendo con l'audio, chi aveva l'audio sta arricchendo col video e via dicendo. Nel mondo dei beauty sta succedendo la stessa cosa, e nel mondo dell'uso anche la stessa cosa allo stesso modo. Torno un po' allo stesso concetto di prima. Qualunque sia il vettore che ci porta all'evoluzione, la cosa importante è la coerenza. Perché alla fine quello che è importante mantenere è la fedeltà del consumatore e la fedeltà del nostro utente. Più che fedeltà, secondo me in questo momento si deve andare su un livello ulteriore, perché se parliamo di valori non parliamo soltanto di fedeltà. Io sono fedele all'Esselunga se vado a comprare e ci sono i punti della Fidati e quindi sono fedele per quel motivo. Sì, bene, ma in questo momento io voglio rispecchiarmi nei valori del brand. Quindi più di fedeltà, possiamo chiamarla bonding. Mm-hmm, sulla sì. Parola bonding squilla il telefono. La parola bonding, il bonding è quasi il legame intrinseco, sinergico, emotivo che si ha con un brand, come con le persone. Se tu ami una persona sei connesso intimamente con questa persona, se tu hai un amico alla stessa maniera, con un brand è la stessa cosa. Quindi essere coerenti è importante, e la coerenza e la fiducia si vanno a braccetto con l'autenticità e l'empatia. Quindi sono un modello che è imprescindibile e credo che sia veramente necessario essere dinamici ma rimanendo coerenti. Cambiare sempre per non cambiare mai, avrebbe detto Tommaso Lampedusa nel Gattopardo. È un po' vero, è tuttora vero. Bene. Quali potrebbero essere secondo te gli assi vettoriali di questo cambiamento? Ma allora, gli assi vettoriali di questo cambiamento sono... sicuramente l'internazionalizzazione, quindi una maggiore capacità di poter servire un consumatore internazionale, e internazionale non vuol dire un consumatore di altri paesi, il consumatore internazionale è un consumatore che è a casa nostra. In questo momento abbiamo avuto uno stop del turismo, però fondamentalmente questo è un fenomeno che è destinato a riprendere, e comunque, ridendo scherzando, in Italia che ci sono 60 milioni di abitanti, ci sono comunque 300.000 dichiarati come abitanti cinesi, quindi è una realtà a tutti gli effetti. Teniamo un altro elemento in considerazione, che in Italia si sviluppa il 3% del lusso mondiale come manifattura e come consumo, mentre siamo neanche l'1% della popolazione mondiale, quindi c'è una overesposizione della nostra come dire, nazione al consumo di beauty, quindi, e di lusso. Da questo punto di vista l'internazionalizzazione è una cosa a cui bisogna assolutamente prestare conto. Questo penso che sia il principale driver. Chiaro. Durante la pandemia abbiamo visto crescere tutta una serie di startup nel settore, sì, del beauty, grazie principalmente a canali social. Cosa ne pensi tu di questo fenomeno? Sinteticamente, meno male. Meno male perché
è competition, è competizione. Ok, se nulla succede, nulla si cambia. E il fatto che ci siano mediamente 200 nuovi brand di startup che vengono lanciati in Italia ogni anno, 200 all'anno, che sono veramente tanti, se ci pensi bene, poi per quelli che rimangono, è il chiaro sinonimo del fatto che anzitutto in Italia c'è un grande fermento ed è una cosa veramente importante di cui sono molto orgoglioso. Ma in secondo luogo c'è anche la volontà di fare, di sfruttare le nuove leve. Lo diceva Darwin, per poter evolvere chi evolve e chi si sa adattare meglio. Quindi le piccole realtà emergenti stanno spiegando e stanno insegnando ai grandi colossi che c'è una possibilità di fare bene anche là dove non ci sono gli strumenti che hanno le grandi aziende. Questo perché? Perché magari sanno profilare meglio, perché magari sanno investire in maniera più mirata, perché sanno scegliere una nicchia e coerentemente la portano avanti. Quindi io penso che questa cosa qui sia un bene per lo sviluppo di nuove aree di competizione, ma allo stesso tempo è anche uno stimolo per le grandi aziende, perché in questo modo le grandi aziende possono sempre restare in competizione con nuovi trend cavalcati da realtà più piccole. Non vuol dire che essere grandi è essere più forti, spesso e volentieri essere grandi vuol dire anche essere più rigidi, e questa cosa qui ovviamente in un momento della flessibilità è richiesta, è veramente sfidante. Quindi il mio punto di vista personale è che è un bene, soprattutto sui social, e quindi mi auguro che continui sempre di più questo trend, perché ci sono tanti spunti per tutti quanti noi. È sicuramente una startup, una piccola azienda snella, è più propensa al cambiamento, o gli è più facile che lo accolga e lo faccia suo in tempi rapidi. Assolutamente. Con centinaia di migliaia di dipendenti, regole, procedure, prima che la fai sterzare probabilmente passano mesi, se non anni, no? Guarda, la cosa che ho trovato molto interessante ultimamente, lo consiglio, è il libro che ha fatto uscire Reed Hastings, il fondatore di Netflix, dove proprio parla del fatto che l'unica regola è che non ci sono regole, cioè lo sviluppo, e lì è una grande lezione per tutti quanti, cioè il fatto che ci sia la possibilità di portare avanti un business anche per un'azienda così tanto grande come Netflix, che però ha fatto come suo DNA, come sua cultura, l'imprevedibilità, la flessibilità e la capacità di essere sempre al passo con i tempi e con le aziende della concorrenza. Penso che sia una lezione per tutti quanti, quindi certo il contesto americano è un contesto un po' differente da quello italiano, però comunque nulla toglie che alcuni passi possono essere fatti anche nel nostro paese, e devono essere fatti. È un libro ricco di spunti, da un sacco di iniziative. L'hai letto? Sì, assolutamente. Sai quello di cui parlo. C'è dubito che le aziende italiane possano permettersi gli stipendi citati in quel libro, ma questa è un'altra storia ancora. Vabbè, passettini. Durante la pandemia abbiamo visto crescere tutta una serie... Ah no, scusa, qui... No, ho traccia di alcune cose. Okay. La comunicazione e la condivisione dei valori di un brand nel settore del beauty. Sì. Da dove iniziare? Come creare una propria community anche nel digitale e come aumentare i follower? Perché poi questa è una cosa che secondo me è di interesse per chi fa a un e-commerce o va a vendere, no? Ne ha parlato Seth Godin parlando di tribù, insomma, si parla molto delle community. Vuoi dare qualche spunto per crearci la propria, per diventare, per far, ovviamente parlando di prodotto, no? Certo, visto anche la grossa esperienza che hai avuto su aziende anche molto diverse. Certo, assolutamente. Allora, la cosa interessante per me è stata fare esperienze in aziende importanti. Ho avuto la fortuna di fare queste esperienze in queste bellissime aziende, e ho avuto la fortuna anche di farlo in contesti diversi, quindi sia italiano che internazionale, e anche con culture differenti, di diverso tipo. Quando ero a Parigi ed ero responsabile internazionale per Tom Ford Beauty, e seguivo 18 paesi, 18 filiali su 30 paesi sul territorio internazionale, ho avuto modo di vedere molte realtà a diversi life stage, passami il termine, quindi ho visto paesi in via di sviluppo, paesi più maturi come l'Italia, fase di sviluppo come l'India, o paesi che hanno subito in quei momenti magari anche delle grandi crisi interne, perché quando ho dovuto gestire ad esempio la ricostruzione del business in Medio Oriente dopo la crisi dell'OPEC che c'è stata 5 anni fa, posso assicurarti come è stato uno scherzo, un gioco da ragazzi. Da questo punto di vista la struttura del digitale, la strategia sui follower e della community di cui tu mi stai chiedendo è stata comunque un elemento fondamentale che mi ha permesso di accumulare tutta una serie di esperienze che
oggi come oggi, appunto, mi ha permesso anche di dare vita a questo progetto di cui ti parlavo prima, che è questa nuova community a cui so che tu segui molto, è la community appunto che punta sui valori delle persone, e da questo punto di vista vogliamo fare un bel punto di riferimento. L'aspetto importante deve partire dall'autenticità. Mm-hmm. In questo momento io credo che ci sia tanto, ci sia un mare magnum di nozioni, un mare magnum di proposte e un mare magnum di modi di comunicare. Credo che, come al solito, all'interno del patchwork di soluzioni che si trovano nel mondo di oggi, la soluzione migliore sia quella di avere chiaro l'obiettivo, chiari i propri valori, chiare, come direbbe Simon Sinek, il perché, ok? E su quello far ruotare la propria proposta. Questo implica però diverse scelte. Anzitutto, quando ho chiaro il perché faccio una cosa e il come lo voglio fare, devo ovviamente tirare fuori tutto quello che non rispecchia il mio modo di essere, quindi tutto quello che non è il mio modo di essere, tutti i valori che io non perseguo ovviamente devono essere tagliati fuori. Mm-hmm. E quindi, ad esempio, se ho delle opportunità commerciali, di business, di azienda, fisiche o digitali, che mi possono portare ora un fatturato, ora una quota di mercato, che però non è solida sulla base del mio business, del mio DNA, devo ovviamente pensarci due volte. E in secondo luogo devo essere in grado di ingaggiare i follower, le persone, i seguaci, direbbero alcuni quando parlano di tribe. E come si fa questa cosa? Si torna sempre al solito discorso: valori, fiducia, autenticità. Non voglio sembrare provocatore, ma ovviamente l'aspetto di influencer marketing è un aspetto che negli ultimi periodi ha ricevuto un po' di scossoni. Ora sono uscito da poco l'ultimo libro di Seth Godin, in cui mette in discussione tutto quanto il modello degli influencer marketing e dice che gli influencer appartengono al passato, dice lui. E io credo che alcune cose che dice siano vere e le condivido apertamente, ma piuttosto che dire è completamente fuori tempo il modello dell'influencer marketing, penso che debba fare un salto evolutivo dal concetto di influencer al concetto di ambassador. Ovvero, l'influencer marketing e l'influencer in generale ci hanno abituato a dei rapporti che sono diventati un po' meno autentici col tempo. Questo perché? Perché vediamo magari un influencer prendere un prodotto, promuoverlo un giorno, il giorno dopo prendere il prodotto di un concorrente e promuoverlo, il giorno dopo ancora promuoverne un altro con un altro di un altro prodotto, di un altro prodotto, di un altro concorrente. Da questo punto di vista, ovviamente, cosa si crea nei confronti del consumatore? Il consumatore è spaesato, vede un comportamento incoerente. Quindi quella famosa fiducia che si deve instaurare per avere un legame importante tra consumatore e brand viene un po' a cadere. A questo punto qui invece credo che l'influencer marketing debba più diventare un ambassador marketing, quindi scegliere dei personaggi chiave, ok, che rispecchiano i valori dell'azienda, i valori del brand, ok? E questo è un passaggio importante, perché spesso e volentieri se una persona, se uno stakeholder crede nei valori di un'azienda, probabilmente è disposta a seguirla e a promuoverla anche senza avere un rapporto commerciale con questa azienda. E questo va a mettere in crisi completamente il modello dell'influencer marketing, che è fatto molto di una logica push. Quindi io credo che tutto quello che debba accadere, che debba iniziare, come tu mi stai facendo chiedendo la domanda, è trasformare una logica push di promuovi il mio prodotto perché ti pago, ma piuttosto io credo che tu abbia gli stessi valori della mia azienda, caro personaggio, caro influencer, caro VIP, caro chiunque tu sia nel settore di appartenenza, visto che abbiamo gli stessi valori, se ti piace il mio prodotto, se credi che io sto agendo bene, lo promuoverai automaticamente e autonomamente. Questo è anche un po' uno stimolo per le aziende a rimanere sempre coerenti, perché la domanda è sempre la solita: chi controlla il controllore? Quindi chi è che dice all'azienda che è in linea con i propri ambassador? Dovrebbe quasi essere l'ambassador stesso. E questo rischia, e meno male potrebbe mettere in piedi un circolo virtuoso che permette di avere un grande sistema coerente all'interno del quale muoversi, che crea una comunità coerente. Beh, però nessuno impedisce teoricamente a un influencer, bravissimo, nei tempi d'oggi, di dire: non siamo allineati nella filosofia, grazie ai soldi, ma anche no. Però è evidente che, insomma, dietro ci sono evidentemente altri interessi, ma ci sta, fa parte dei giochi. Ma invece, cioè, rimanendo su questa domanda qui e andando un po' più nello specifico, per tutti quelli che hanno un proprio e-commerce, niente, se sono brand è più facile, ma che magari rivendono anche soltanto prodotti di brand, sì,
rimanendo su lusso, beauty e magari di alto livello, gioielli, qualche spunto per crearsi una propria, la propria tribù, per far sì che magari qualche spunto pratico di qualche esperienza che hai visto in passato per ingaggiare gli utenti o per avvicinarli a se stessi e non per forza dire ogni 3x2 compra, ma magari per farli entrare nel perché aziendale e poi arrivare, perché quelle aziende hanno certo. Molto consiglio pratico, così se per scendere un po' più nel... Assolutamente, io credo che tutto quanto parta da identificare il proprio target. E quando parlo di target, attenzione, non sto parlando di il mio consumatore a questa età, a questa caratteristica, a questa... No, il proprio target è fatto dal consumatore, certo, ma anche da come vogliamo che venga consumato il proprio prodotto, utilizzato il proprio prodotto. Questo perché lo dico? Perché una volta che io identifico chi è il mio consumatore, utente di riferimento, la mia community si va a costruire intorno a questo. Mm-hmm. Faccio un esempio molto banale. Se io devo andare a creare un nuovo business di e-commerce e io so che il mio business di e-commerce è fatto esclusivamente su un consumatore che è un consumatore promozionale, io che ho lavorato nel mondo del lusso e nel mondo di alcuni brand più alti come livello di prezzo, sono il primo che dice non stare a prendere la strada che può portarti a spendere un sacco di soldi a convincere un consumatore che non è quello che fa per te. Quindi piuttosto, se sei un brand, se sei un'azienda, se sei un retailer promozionale, devi prendere il consumatore promozionale che ti impersonifica, che può essere un consumatore che ha un certo livello di spesa, che può essere un consumatore che ha un certo livello di una certa abitudine di acquisto, e intorno a quello vado a costruire, vado a interagire con loro e chiedo a loro di parlare il perché io sono un buon retailer, sono un buon e-commerce in cui comprare. Quindi, rispondendo alla tua domanda, io credo che la community si crei intorno all'autenticità, ma l'autenticità nasce non tanto dall'azienda, ma dal consumatore. Credo che sempre di più le aziende devono essere in grado di far parlare i propri consumatori, perché se io faccio parlare i miei consumatori, in questo modo crea un effetto domino che mi permette di attirare altre persone. Quindi il consiglio che darei a una persona, a un'azienda, a un nuovo e-commerce che deve partire oggi come oggi, è identificare chi è il suo target e non appena inizi ad interagire col tuo target, far sì che sia il tuo target a parlare di te. Perché in quel modo lì riesci a passare un messaggio che è il messaggio del perché una persona dovrebbe venire a comprare da te. Se io vado a parlare soltanto del perché offro un determinato prodotto, o sono un brand super forte e ce ne sono veramente pochi, li conto sulle dita di una mano, i brand che si possono permettere questa cosa, oppure lo stesso prodotto verrà venduto magari domani da un altro retailer e il consumatore che vuole il prodotto smetterà di comprare da me e comprerà dal mio concorrente. Allora, a quel punto lì invece devo costruire il perché e venire a comprare da me come struttura. Quindi questo è il consiglio che darei io, interagire con i propri utenti e far sì che siano loro a parlare di noi stessi. Mm-hmm. Ok, oggi bisogna essere sempre più digitali e internazionali. Quali sono le leve di sviluppo del beauty e del luxury? La persona. Io credo che, ne abbiamo parlato un pochino già prima, io credo che la persona sia l'elemento di riferimento. In questo momento ci sono tanti canali, ci sono tanti paesi, ci sono tanti prodotti, ci sono tanti modi per poter proporre un prodotto, un'azienda, un messaggio. Io credo che le persone vogliono prima di tutto essere considerate persone in tutti quanti i settori, in tutti quanti i campi. Se dobbiamo convincere e coinvolgere un consumatore a spendere un prodotto, spendere una cifra per un prodotto che può costare, comunque nel mondo del beauty e del lusso partiamo comunque da i prodotti che costano meno, possono essere 50 euro per dei prodotti veramente easy to use, ma arriviamo fino all'ultima azienda per cui ho lavorato, arriviamo fino a 2000 euro per un prodotto di trattamento, quindi parliamo di cifre importanti, devo essere intrinsecamente connesso con il mio consumatore. Quindi la leva principale è mantenere l'aspirazionalità del brand, ma eliminare la distanza. Tieni conto che ci sono tre tipologie di business model nel mondo del commercio. Ci sono i brand commerciali, che sono brand che sono conosciuti da tutti e sono comprati da tutti. Ci sono brand di nicchia, che sono conosciuti da pochi e comprati da pochi. E ci sono brand di lusso, di beauty, che sono conosciuti da tanti, ma comprati da pochi. Quindi hanno una notorietà, ma sono comprati da pochi. Ok. La domanda mia è,
perché sono comprati da pochi. Allora, se fino ad oggi essere comprati da pochi voleva dire sono comprato da pochi perché sono un brand arrogante e pochi si possono permettere di comprarmi, stop. È una storia che non può più andare avanti. Perché il consumatore è troppo evoluto. Poteva andare bene negli anni 50, quando l'unico prodotto che c'era dentro il negozio era il prodotto che veniva comprato. Non c'era internet, non c'era know-how, non c'era conoscenza, non c'era informazione. Quindi andavi in un negozio, compravi un prodotto e quello che non c'era non potevi trovarlo. Quindi l'arroganza del brand poteva essere sì, io sono lì, sono presente, quindi o compri me o non compri niente. Oggi l'arroganza non è più permessa. Oggi ci deve essere aspirazionalità, quindi riuscire a fare sempre un determinato tipo di business che fa puntare io vorrei far parte di quel brand, ma non in maniera arrogante. Quindi io penso che la leva principale nel digital e nell'internazionalizzazione dello sviluppo del mondo beauty e luxury è legata alla capacità dei brand di mantenere alto lo standing, coerenza con i propri valori, ma non farlo con arroganza, farlo piuttosto tendendo una mano al consumatore, tendendo una mano, facendogli capire che comunque ci può arrivare. Ci sono tanti brand che stanno iniziando a fare delle capsule collection come entry point per il brand, ci sono delle collaborazioni legate ai propri valori, alla sostenibilità, ci sono tante modalità con cui un brand si può aprire agli altri. Mantenere l'aspirazionalità è sempre possibile. Questo non vuol dire rimanere sul piedistallo, vuol dire comunque essere di alta qualità, non essere un brand che è distante dagli altri, perché questo proprio blocca lo sviluppo. Okay, vedo alcune domande che arrivano dalla nostra rete. Allora, la prima da Giuseppe, che dice: per fidelizzare i clienti, il modello di business del futuro sarà quello di subscription, pagamenti mensili ricorrenti, oppure la fidelizzazione a modelli differenti per business differenti? Allora, io non credo che la subscription con pagamenti mensili sia un qualcosa che fidelizza, devo essere sincero. Nel senso che ce l'ha insegnato Amazon e non è un brand di lusso, ok? Proprio ti prendo un esempio. Amazon come ha vinto? Amazon ha vinto creando un modello, un ecosistema. Okay. Se qualcuno va a cercarsi su internet, probabilmente troverai, tu sicuramente lo conosci Samuele, l'episodio del fazzoletto di Jeff Bezos che ha disegnato, la famosa flywheel effect, quindi la capacità di creare di Amazon un ecosistema fatto di interlocutori, che sono utenti, che sono i rivenditori, che sono i prodotti, a volte rischiando anche di andare sotto costo, quindi da un punto di vista di margine non ha vinto per tanti anni Amazon, lo sappiamo, ha portato avanti un modello zero profit approach, per poi creare un ecosistema per cui il consumatore non poteva più farne a meno. Ha creato Prime, oggi se sei un cliente Prime hai anche i video gratis, dopo hai anche la musica che è annessa, quindi ha creato un mondo. Faccio questo esempio perché? Perché oggi la capacità di un brand per fidelizzare non è tanto quella di dire guarda, mi paghi e visto che mi hai pagato devi stare quindi stretto nella mia cerchia, ma la capacità di creare un qualche cosa che è di valore per il proprio consumatore. Anche qui di nuovo, capiamo prima cos'è, qual è il consumatore, cos'è quello che a lui interessa. Creiamolo anche gratuitamente. Creiamo un circolo virtuoso per cui noi siamo la soluzione, non noi siamo la cosa per cui ha pagato. E nel momento in cui vorremmo chiedere un checkpoint che può essere annuale, io sono più dell'idea che se ci deve essere una fee deve essere annuale piuttosto che mensile, a quel punto lì il consumatore deve avere idea che quello che sta pagando, 10, 100, 50 euro, 1000 euro, è comunque una contropartita per quello che ha già ricevuto. Quindi quando io ho creato un valore e gli chiedo di pagarmi la fee, che non può essere ogni mese perché non c'è il tempo per sedimentare, in quel momento lì il consumatore dice ok, gli do i soldi, perché quello che ho avuto fino ad oggi è un qualche cosa per cui ne vale la pena. E si innesta quindi un circolo virtuoso. Mm-hmm. Ok, un'altra domanda che arriva sempre dalla rete è: qual è l'impatto del packaging sul beauty e in generale sulla vendita? Ah, bella domanda, bella domanda. Da 1 a 10? 100. Nel senso che oggi come oggi è difficilissimo trovare business di beauty che siano unici. Mi spiego. Dobbiamo distinguere qui. Dobbiamo distinguere tra brand, business di beauty di rivendita, quindi beauty
che io svolgo come attività quanto retailer, quindi ho un prodotto, vendo Chanel numero 5, il profumo più venduto in profumeria, lo può vendere Sephora, lo può vendere una profumeria indipendente, lo può vendere chiunque. Quindi se io faccio quel tipo di business, ovviamente il mio prodotto viene venduto da tutti quanti, quindi io mi devo distinguere là dove c'è la filiera interviene dopo l'acquisto del prodotto. Quindi il prodotto lo vendono tutti, ma il modo in cui io delivero il prodotto lo vendo soltanto io, il servizio lo vendo soltanto io, quindi quello è fondamentale. Quindi se io riesco a utilizzare il packaging, se intendo bene packaging in termini di scatole di prodotto, poi posso anche, non ci ho pensato adesso, potrebbe essere anche sul packaging del prodotto. Ovviamente il packaging è differenziante. Se io sono unico nel mio genere, il packaging ovviamente ha un aspetto distintivo, è un driver per l'immagine del brand. Mm-hmm. Quindi è sempre più importante. Se invece parliamo, la domanda non so se fosse riferita alle scatole o al prodotto, al pacchetto del prodotto, rispondo anche da quest'altro punto di vista, il packaging di prodotto è importante, è fondamentale perché è un aspetto di comunicazione. Pensiamo a un aspetto molto semplice, il prodotto dove viene posizionato? Sullo scaffale, sia virtuale sia di negozio fisico, è comunque uno scaffale. E prima di provare il prodotto, ovviamente cosa viene fatto? Viene visto il pack del prodotto. Quindi la capacità di avere un packaging appealing è una capacità di comunicare, un mezzo di comunicazione, come direbbero in Francia i miei ex colleghi di L'Oreal, è un moyen moteur, quindi un mezzo motore per poter comunicare e al consumatore già alcuni valori o alcuni messaggi ancora prima che lui mi abbia provato. Quindi è molto importante. Ok, vedo ancora qui delle domande che le riassumo in una più sintetica. Scenari futuri di consumo, comunicazione di vendita, qual è la tua visione dopo tutto quello che è capitato? Cosa ci scenari dobbiamo... di vendita e di consumo sono molti, molti, molti. Non possiamo più pensare che ci sia un canale unico. Oggi sento parlare di miliardi di canali, ci sono canali fisici, tradizionali, ci sono canali online, digitali, ci sono i virtual selling, ora stanno esplodendo una marea di startup che stanno promuovendo una consulenza alla vendita fatta di consulenza tramite il telefonino, tramite le web chat, che poi reindirizza sull'e-commerce del brand o del retailer di turno. Io credo che tutti questi siano validissimi, anzitutto. Quindi io credo che sia difficile stabilire quale sia il canale che può vincere. Credo che sia più importante stabilire qual è il canale migliore per un brand, perché ci sono brand che sono molto più self-selling, ok? E quindi la consulenza è meno rilevante, l'interazione umana è meno rilevante, quando invece alcuni brand che devono necessariamente essere spiegati un po' per la soglia di prezzo, un po' per la tecnologia che hanno sotto, non possono ovviamente essere venduti con un click and collect di un e-commerce. Quindi io credo che la molteplicità dei canali possa aprire veramente a tantissime altre alternative. Io vedo altri canali che possono arrivare, io credo che il porta a porta sia qualcosa che tornerà ad essere in vita, perché comunque la relazione, la interrelazione umana è che ha costruito soprattutto Avon in tempi passati, è qualcosa che continuerà e alcune aziende si stanno già aprendo a questo. Ci sono i canali anche di vendita che sono per contaminazione che si stanno creando. Io sono un brand che si occupa di lusso, chi lo dice che devo soltanto andare da consumatori che si occupano di profumeria di lusso? Il consumatore del lusso è un consumatore che compra lusso. Il lusso è anche il lusso degli alberghi, è il lusso nelle gallerie d'arte, è il lusso nei porti dove troviamo i grandi yacht. Quindi perché un brand di profumeria di lusso non può andare in questi canali a proporsi a vendere? Quindi, rispondendo alla tua domanda, Samuele, c'è una molteplicità di canali. Le cose su cui tenere attenzione sono principalmente due. La prima è appunto la coerenza. È importante che un brand sia coerente, non soltanto su tutti quanti i canali, ma soprattutto con il proprio DNA, e torno al solito discorso dei valori. E soprattutto un approccio al business che, come dicono gli americani, è seamless. Quindi deve essere comunque senza attriti. Quindi un approccio ai canali di vendita che non impone che ci sia una difficoltà a interagire con un canale o piuttosto che con l'altro. Se io compro su un canale, devo necessariamente essere in grado di poter interagire sulla post vendita anche su un altro canale, perché questa cosa qui altrimenti va a rompere il cerchio dell'omnichannel. E questa cosa ovviamente cosa fa?
a me fa stufare in quanto consumatore, se fa stufare a me fa stufare anche te, fa stufare qualunque tipo di consumatore. Chiaro, vedo ancora una domanda che ci fanno sovente quando facciamo le live, visto che stiamo parlando di brand di lusso, secondo te c'è qualcosa che non si può vendere online? Però noi abbiamo visto in questi anni vendere diamanti, Ferrari, prodotti auto costosissime, cioè abbiamo visto vendere di tutto. Dal tuo punto di vista c'è qualcosa che non... Cioè, no, quello online non si può vendere? Allora, sinceramente io credo di no. Io credo che... E se dicessi di sì, andrei a contraddire tutto quello che ho detto fino adesso. L'e-commerce è un elemento portante del nostro mondo ed è un elemento portante in cui il mondo è inserito, quindi siamo veramente legati a un doppio filo. Oggi non si può prescindere dall'e-commerce e sull'e-commerce si può vendere tutto. Però attenzione, perché l'e-commerce non è la vendita. L'e-commerce deve essere considerato come il momento d'acquisto. Vuol dire che se io sono un brand che vende prodotti di alta gamma, di altissimo valore, di altissima tecnologia, scusate, nel mente sta girando il sole, quindi ho un po' di problemi, di altissima tecnologia, di altissima specializzazione, bla 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 bla, posso comunque vendere sull'e-commerce, ma l'e-commerce è il momento d'acquisto. Vuol dire che l'e-commerce sarà un elemento all'interno di un portale che offre tutta una serie di servizi che devono essere più o meno approfonditi sulla base di quanto è difficile il mio prodotto, quanto è dettagliato il mio prodotto. E comunque devo anche tenere conto di una cosa, che ci sono clienti nuovi e ci sono clienti fedeli. Il cliente nuovo è un cliente che magari richiede uno sforzo di informazione, di conoscenza, di consapevolezza, di condivisione in più rispetto a quello che è il percorso standard della consulenza della vendita. Ci sono invece clienti che sono fedeli, che già conoscono il prodotto, che magari di fare l'esperienza d'acquisto da capo non la vogliono fare ogni volta. Quindi io magari ho comprato il mio prodotto che costa la mia bottiglia di Sassicaia, che la prima volta sono andato nel punto di vendita, mi hanno fatto la consulenza, l'ho provato, ho seguito tutto quanto, perfetto, la volta dopo voglio semplicemente ricomprarmelo. Quindi non è che devo per forza andare di nuovo a fare tutta un'altra fila, voglio semplicemente... La vendita è stata fatta altrove, la transazione è stata fatta online. Quindi la risposta è no, secondo me niente può essere escluso. Bene. Wow, che dire, Matteo, è di nuovo volata un'ora. Premesso che con te ci vedremo poi alle 6:30 e con tutte le persone che... Assolutamente, volano, non mancherò. Su Clubhouse, ti ringrazio tantissimo per il tuo ennesimo contributo alla nostra community. E, che dire, mi sa che ti reclamano dall'altra parte e ci vediamo alla prossima. Ciao. Grazie mille a tutti quanti voi, buona continuazione. Bene. Vi ricordo di condividere quanto avete seguito durante la live con i vostri amici e contatti utilizzando l'hashtag e-commerce week, e anche perché, come dicevo prima, più viaggiano le informazioni e meglio riusciremo a dialogare tra di noi sul tema e-commerce. Noi adesso ci rivediamo alle 16:30 con Sara Viola, Global Brand Director di Timex Group, e prima però di lasciarvi per questi due minuti vorrei ringraziare i nostri partner e sponsor, senza i quali ovviamente non sarebbe possibile fare questo tipo di eventi. Ci rivediamo tra 3 minuti.
Benissimo, ben ritrovati. Oggi in questo terzo intervento abbiamo come nostra ospite Sara Viola. Sara, ben ritrovata. Buongiorno a tutti, ciao Samuele, ben trovato. Allora, beh, prima di partire, oggi con te parleremo del licensing come leva strategica del business, un tema che non è mai trattato troppo e ci piaceva approfittarne, insomma, visto il ruolo che ricopri all'interno di Tamix Group. Prima però di farti qualche domanda, se magari ci racconti chi sei, di cosa ti occupi, così ti presenti un pochino alla nostra community. Assolutamente. Intanto ti ringrazio per questa possibilità di intervento e direi che l'argomento che andiamo a trattare è l'argomento del quale mi occupo ormai da oltre 10 anni, quasi 15 potrei dire. Mi occupo di marketing, sono brand director, sono stata marketing e e-commerce director in Morellato Group e ho sempre lavorato sostanzialmente quasi dall'inizio della mia carriera con brand in licenza. E devo dire che trovo questo strumento, quindi il contratto di licenza, uno strumento veramente interessante. Oggi avremo modo di approfondire un po' di più quello che in realtà io tratto un po' ogni giorno, poi sicuramente negli anni l'esperienza mi ha permesso di evolvere un po' il mio modo di lavorare e sicuramente anche la velocità con la quale stanno cambiando gli strumenti e i media ci obbliga ad essere assolutamente più frenetici nell'apprendere e nel cambiare quelle che sono le modalità di lavoro. Quindi marketing sì dall'inizio, ma direi molto cambiato negli ultimi 4-5 anni soprattutto. Allora comincio subito dalla prima domanda. Cosa significa fare branding per i brand in licenza? Così magari lo racconti anche per non addetti ai lavori o per chi non lo sapevo. Assolutamente, assolutamente. Allora, io partirei con una definizione. Che cos'è il licensing? Il licensing è un processo di cessione a terzi di una proprietà intellettuale registrata. Cosa significa fare branding con i brand in licenza? Significa in primis capire che il brand non è un brand property, ma è già un brand esistente sul mercato che ha una sua identità a tutti gli effetti. Allora, l'errore più comune che ho visto in questi anni di chi lavora con i brand in licenza è proprio quello di voler trasferire in maniera eccessiva le proprie competenze e alle volte di voler stravolgere e non interpretare il brand in maniera corretta. Brand in licenza è un brand veramente in affitto, come un appartamento. La licenza è uno dei modi, sì, lo so che fa ridere come definizione, però è penso quella che rende l'idea perfettamente. Esatto, che calza a pennello. La licenza è uno dei modi per le aziende di incrementare il valore del brand, di conquistare nuove fette di clienti, ma soprattutto di andare ad agire in quei settori dove l'azienda stessa non ha le expertise adeguate. Cosa succede? Succede quindi che nascono degli accordi di licenza con chi queste expertise le ha costruite, sviluppate e coltivate nel tempo, quindi con gli esperti dei singoli settori. Riassumerei dicendo che lavorare con brand di licenza non è assolutamente meno appassionante che lavorare con brand property, ma significa creare e costruire una relazione solida su basi già esistenti per creare valore, per incrementare l'esperienza dei consumatori e soprattutto aumentarne la fidelizzazione. Quindi cos'è che significa fare branding per i brand in licenza? Vuol dire sposare un brand, un vero e proprio matrimonio, e seguirne i principi fondanti. Credo che la coerenza in questo in merito sia assolutamente uno dei fondamenti dei contratti. La maggior parte delle aziende che lavorano con i marchi in licenza hanno al loro interno 10, 20, addirittura il gruppo con cui lavoro io, che è ABG Group, ne ha più di 40. E ognuno di questi marchi ha ovviamente un'identità completamente differente. E quindi è necessario che lo scambio tra licenziatario e licenziante sia un do-des, quindi trasmettere, ma nello stesso tempo acquisire nuove expertise. Quindi cosa significa? A tutti gli effetti significa veramente creare una relazione molto solida con il brand che si acquisisce. Nel mio piccolo io lavoro con un brand americano che si chiama Nautica, nel segmento degli orologi, che è una cosa che non ho detto in presentazione. È un brand con identità molto conservativa, ma molto chiara. Quindi, per quanto uno abbia delle idee pazzesche, anche oppure magari non condivida quello che il brand ha fatto fino ad oggi e fa nell'oggi proprio, è necessario che tutte le attività che vengono svolte nella direzione corretta, quindi in linea con quello che il brand dà come assunto, ecco.
In particolare su Nautica devo dirti che è abbastanza semplice seguire le direttive. Il brand negli ultimi 10-15 anni ha una direzione molto chiara, molto netta, un legame molto forte, lo dice il nome stesso, con il mondo del mare. E quindi voglio dire, sarebbe folle pensare di stravolgere il brand e portarlo su altri lidi, tra virgolette, su altri territori. Per quanto potrebbe essere magari interessante capire se ci sono delle leve differenti da utilizzare, ma ovviamente queste scelte stanno a chi il brand lo possiede, quindi a chi guida il brand da casa madre. Perché? Perché ovviamente, prima ti dicevo che ci sono aziende che hanno 10, 20, 40 brand in licenza, ma gli stessi brand che vengono dati in licenza molto spesso sono delle scatole vuote che gestiscono tutte le categorie merceologiche con delle licenze. Io all'inizio della mia carriera ho lavorato con il brand Lacoste, ma Nautica è strutturata nello stesso modo, sono due società vuote in cui ci sono dei team che decidono le strategie, decidono la comunicazione, decidono le linee guida, e poi ci sono una serie di partner licenziatari che lavorano in settori diversi, dall'abbigliamento, le scarpe, le tavole da surf, piuttosto che gli orologi, come nel nostro caso, che ovviamente operano seguendo queste linee guida. Puoi capire benissimo che nel caso, per esempio, di Nautica, dove ci sono 60 diversi partner con 60 categorie merceologiche, se ognuno facesse quello che vuole, il brand perderebbe totalmente l'identità. E quindi, secondo me, la coerenza con la natura del brand è un po' il fondamento per fare branding con un brand in licenza. È un bel lavoro di squadra distribuito poi su tanti, tanti partner, quindi ci sta che assolutamente sono sì. Mm-hmm. Come gestire? Sì. Come gestire quali sono le strategie di costruzione di un marketing appunto per un brand di licenza, e quali sono, diciamo, le basi di branding communication che si devono seguire, visto che hai parlato di più aziende, insomma, distribuzione? Ecco, quello che ti dicevo poco fa è un po' proprio il fondamento. Quindi la prima mossa sicuramente è studiare bene i punti di forza, i punti di debolezza del brand stesso con il quale si lavora, e le ragioni per cui questo brand è riconosciuto come brand vincente. Cioè, diciamo che comunque tutti i brand al mondo si considerano dei brand vincenti, che poi i competitor non li considerano tale, questo però è un punto di vista. Fa parte dei giochi. Fa parte dei giochi, esatto. Però quindi questo è sicuramente il primo passo, il passo più importante. E lo so che dire sfruttare i punti di forza sembra una banalità, ma in realtà è la chiave che va utilizzata nella costruzione del piano di marketing e di comunicazione. E ovviamente seguire quello che il brand vuole trasmettere, quelli che sono i principi del brand. Ti faccio un esempio: se un brand è molto forte, ecco, questo scusami prima di continuare, anche nel piano di comunicazione, anzi soprattutto nel piano di comunicazione. Ti faccio un esempio: se un brand è molto forte su un particolare media o viene riconosciuto immediatamente dai suoi consumatori per un tipo di comunicazione effettuata, al di là dei gusti dei singoli marketing director, piuttosto che alle volte anche CEO che vengono ad operare spalla a spalla, questa è la strategia che va seguita. Io ho lavorato in passato con, ripeto, quasi sempre con brand in licenza. Uno di questi, per esempio, era Furla. Furla è un brand assolutamente leader nella sua categoria, che aveva sviluppato la sua strategia di comunicazione negli anni in cui ci ho lavorato io, utilizzando dei media in particolare, la fissione, quindi l'autovom e il digital. Sarebbe stato folle pensare di utilizzare un altro strumento. Perché? Perché ovviamente vorrebbe dire andare a cercare un target completamente diverso e quindi dover costruire da zero la base del proprio consumer target, mentre invece su questi strumenti sui quali il brand andava già a operare, su questi media sui quali il brand andava già a operare, ovviamente la strada era più spianata. E quindi, ripeto, di nuovo, nonostante magari la mia azienda in precedenza fosse molto forte nell'ambito TV, andava da sé che il canale corretto per promuovere il media, il brand, era un altro. Quindi, di nuovo, è una questione di coerenza, perché l'obiettivo comune è quello comunque di generare valore, come abbiamo detto prima, quindi di incrementare anche la brand equity. Quindi mi sentirei di dire che la parola chiave per far funzionare un marketing plan o un piano di comunicazione per un brand in licenza è l'estremo dialogo tra la licenza,
quindi tra licenziatario e licenziante, e non da ultimo l'allineamento nei tempi. Allora, io ho lavorato con brand del fashion, lavoro oggi a un progetto che sto per lanciare relativo a un brand di lusso, e ho lavorato con brand mass. Settori diversi anche, perché molto spesso ho lavorato con brand del fashion e in altri casi invece con brand completamente differenti, tipo l'automotive, con il marchio Maserati. Ovviamente ogni settore ha la sua tempistica, ha un suo calendar interno, e la difficoltà più grande è sempre quella di allineare i propri tempi, quindi i tempi del licenziatario ai tempi del licenziante. Però è un processo fondamentale, perché molto spesso altrimenti ci si trova ad avere delle comunicazioni che non sono, dei piani di comunicazione, dei messaggi di comunicazione che non sono assolutamente allineati. E sicuramente questa è una parte molto difficile. Sai perfettamente che il fashion lavora con un anno e mezzo di anticipo, gli orologi hanno 9 mesi almeno di tempi di gestazione, come una maternità praticamente. E quindi non sempre è facile allinearsi, non sempre i momenti di comunicazione sono gli stessi, i momenti di creazione del piano di marketing sono gli stessi. Quindi queste sono un po' le basi per creare un marketing plan e un piano di comunicazione corretto in un brand in licenza. Mm-hmm. Com'è che a questo punto possiamo, secondo te, rafforzare identità, immagine e notorietà di un brand in licenza? Partiamo dal presupposto che il contratto di licenza in sé è comunque uno strumento che rafforza quella che abbiamo chiamato prima come brand equity, quindi la forza della marca. Il più delle volte è una brand extension, e significa quindi portare un marchio su un nuovo territorio, su una nuova parte di consumatori che riconosceranno il brand e aiuteranno a rafforzare il marchio stesso. È ovvio che non è sempre così semplice, perché ci sono brand che hanno un core business molto consolidato, come per esempio mi succede oggi con Nautica, che è fondamentalmente un marchio di abbigliamento, e quindi alle volte è difficile far capire che lo stesso brand può essere bravo a fare qualcos'altro. E questo è anche un po' la ragione per cui i brand vanno a cercare l'expertise in altre aziende, in altre company. È ovvio che bisogna lavorare in team col marchio, con l'anima del marchio, e senza fare stravolgimenti, ma entrando ad essere proprio parte del marchio stesso. Mm-hmm. Ricordiamoci una cosa fondamentale, che noi parliamo di licenze, ma penso che l'80% dei consumatori là fuori non sappia assolutamente di cosa stiamo parlando. Quello che intendo è che il consumatore finale non sa che l'orologio di Nautica, piuttosto che il materasso di Nautica, vengono fatti dall'azienda X o l'azienda Y. I consumatori vedono un marchio, identificano le varie categorie merceologiche come appartenenti al marchio. Quindi tutti devono lavorare nell'ottica di cercare di portare il miglior valore aggiunto a questo marchio. Personalmente lavoro da circa 15 anni, come dicevo, con brand in licenza, e ho visto svariate sfaccettature di questo rapporto, che non sempre è un rapporto facile, perché è un rapporto comunque delicato, come un matrimonio. La parte più difficile, ti posso dire, in tutte le esperienze che ho fatto, dalla Costa, la prima, all'attuale, è far incontrare l'idealismo di marca, che è quella che di solito è in mano a chi il brand lo possiede, quindi licenziante, con un'anima totalmente commerciale, che è quella del licenziatario. Perché? Perché ovviamente il licenziatario acquisisce una licenza nuova per incrementare il suo business. Certo. E molto spesso, soprattutto se si parla con imprenditori italiani, non interessa tanto come il brand è, come il brand deve comportarsi e quant'altro. L'importante alla fine dell'anno è tirare la riga e trovare fatturato. E non ti so spiegare neanche perché, ma la maggior parte dei brand con cui ho lavorato vedevano il proprio brand in una maniera veramente idealizzata, stile Dante e Beatrice. Cioè, io sono, faccio esempio, Lacoste, mi sento Hermès. E questo è un problema ancora più grande, ma ti dico la verità, succede quasi sempre. E quindi capisci che sono due mondi che è molto difficile fare incontrare,
molto complicato ed è tutto basato sulla delicatezza di una relazione. Il fulcro però si trova nella comunicazione tra i vari team e in particolar modo tra i team che sono operativi sul brand. I punti cardine per me quali sono? Intanto dal punto di vista del licenziatario l'analisi della marca, quindi studiare il marchio che si acquisisce in licenza e soprattutto la sua strategia, la condivisione degli obiettivi. Quindi quando si parla con il marchio che si vuole acquisire o quando si è già acquisita la licenza, quando si parla col team di marketing e il team di vendita, deve essere chiaro l'obiettivo, deve essere chiara la via da percorrere, la strategia che si vuole intraprendere. Mi è capitato molto spesso di lavorare con aziende che decidessero di rivedere totalmente il posizionamento di marca piuttosto che l'identità del brand e che non lo comunicassero, perché è grande segreto di Stato. Questo ovviamente è un grosso problema in un rapporto di licenza, perché il licenziatario si trova dall'oggi al domani a sentirsi dire domani il mio marchio non sarà più verde ma sarà rosso, il messaggio che voglio trasmettere non è più il fashion ma il lusso, e via dicendo. E ovviamente ci si trova spiazzati, perché ogni segmento, sappiamo benissimo che ha le sue logiche, e quindi bisogna correre immediatamente ai ripari. Il secondo punto fondamentale è la coerenza, quello che dicevo prima, la coerenza con la marca. Quindi, ripeto, per quanto il licenziatario molto spesso abbia in house anche dei brand property, non deve necessariamente traslare quella che è la competenza e quello che è un best case in class del suo brand property pari pari all'interno della licenza. Bisogna capire se è coerente, cioè io posso avere un caso magnifico di comunicazione sui social media che però non ha nulla a che vedere con la strategia del brand con cui sto lavorando. Quindi, ripeto, è una questione forte di coerenza. Un terzo punto, secondo me, fondamentale è l'innovazione. Innovazione in questo caso non vuol dire stravolgimento, ma vuol dire cercare di andare a trovare il nuovo su un terreno già tracciato, ed è forse la cosa più difficoltosa, perché viene facile seguire totalmente il brand e dopodiché dire alzo le mani, il brand fa così, non funziona, ma io non ci posso fare niente. Ecco, questo è un errore in cui si cade facilmente. Secondo me vale la pena sempre cercare di portare dell'innovazione. Può succedere anche che un'innovazione proposta da un licenziatario diventi una parte della strategia del brand. Quindi non significa sedersi sulle proprie posizioni, ma significa comunque essere aperti e, come ti dicevo all'inizio, uno scambio di relazione tra licenziante e licenziatario, quindi tra due team di lavoro che devono obbligatoriamente lavorare insieme. Tutto questo perché? Perché c'è un raggiungimento di un obiettivo comune, che in ogni caso, anche per il brand più magnifico del mondo, mi sento di dire, ritorno a citare l'Hermès di prima, è comunque sempre fatturato. Cioè, ricordiamoci che nessuna di queste aziende è una no profit e ricordiamoci che l'obiettivo finale è incrementare il fatturato. Io negli anni ho lavorato con un'azienda che ti citavo prima, che è Furla, con cui sicuramente tutto questo è stato fondamentale. È stato fondamentale, ma non facile. Quindi credo che veramente la base di tutto questo sia la creazione di una relazione chiara, limpida e trasparente tra licenziante e licenziatario. Il licenziante e licenziatario non deve vedere l'altro come un concorrente, come molto spesso accade, ma come una parte del team. Se vuoi un po' anche la posizione del direttore marketing o del direttore di brand di un marchio in licenza, dalla parte licenziatario, è un po' trasversale, dovrebbe sentirsi un po' uno stipendiato di entrambe le aziende per lavorare in maniera corretta, è un po' tenere i piedi in due scarpe, perché è vero, da una parte devo raggiungere il mio obiettivo, ma devo far capire che per far raggiungere l'obiettivo devo attraversare le strategie del brand che cui sto lavorando. Quindi questi secondo me sono gli aspetti fondamentali del lavoro con di incremento dell'identità e dell'immagine dell'autorità del brand. Lo sappiamo tutti, incrementare il numero di categorie statisticamente all'interno di un brand incrementa il fatturato, però possono esserci anche degli epic fail, e quindi
quanto veramente si basa sulla relazione tra due persone parte del contratto, ecco. Verissimo. Secondo te è fattibile analizzare il rapporto tra marca e consumatore a questo punto? Ma più che fattibile, mi sentirei di dire fondamentale o mandatory, come dicono all'inglese, perché ovviamente è assolutamente fondamentale. Sono tutte analisi che andrebbero fatte prima di acquisire un contratto di licenza, perché ovviamente tutti i brand fanno vedere la migliore facciata all'esterno, poi in realtà bisogna andare a cercare che cosa c'è di vero e che cosa c'è all'interno dietro le quinte. Ci sono poi tanti modi per fare un'analisi tra marca e consumatore. Intanto dipende, insomma, dalla grandezza del brand, tra parentesi anche del budget, mi sentirei di dire, ma soprattutto dall'obiettivo che si vuole raggiungere. Indubbiamente la prima parola che mi viene in mente sono le ricerche di mercato, perché sono il fulcro di questa analisi, quindi tra marca e consumatore. Io in passato, quando ho lavorato con Morellato, ho lavorato molto, ma in realtà anche quando ho lavorato in realtà precedenti, ho lavorato molto con le ricerche di mercato. Si analizza il consumatore, si analizza il rapporto che il consumatore ha, si analizzano le reazioni. È molto divertente, penso che è un'esperienza che dovrebbero fare tutti. Sedersi dietro a quei fantastici vetri specchiati che hanno nelle società di ricerca per cercare di capire e di carpire le sensazioni sul proprio brand. Ti assicuro che molto spesso non è facile perché le reazioni dicono: che schifo questo prodotto. E tu magari hai lavorato su quel prodotto per 8 mesi e arriva il signor X, che ci sarà sempre in tutti i marchi del mondo, e ti dice che il tuo prodotto gli fa schifo e tu devi incassare e dire: vabbè, effettivamente qualcun altro lo può vedere diversamente. Però credo che sia veramente un'esperienza interessante perché si vede veramente la natura umana e si analizza da altri punti di vista, quindi in maniera più obiettiva, il proprio prodotto e il proprio marchio. In realtà però poi ci sono realtà più piccole dove queste ricerche di mercato sono sempre abbastanza costose, ti dirò. Non dico non essere necessarie, ma non essere fondamentali. E sicuramente si può avere una visione obiettiva della situazione senza utilizzarle. In primis sicuramente vanno analizzati i dati a disposizione. Allora, le nostre aziende, al di là del fatto che ormai siamo tutti digitali, sono ricchissime di dati e uno, secondo me, dei problemi fondamentali è l'archiviazione e l'utilizzo di questi dati. Non so in quante email, tu prima parlavi, stavo sentendo un intervento di subscription, non so quanti di noi hanno dato la propria mail a milioni e milioni di marchi che ci bombardano ogni giorno di email con offerte, racconti, storytelling e quant'altro. Quando noi diamo queste informazioni, in realtà stiamo arricchendo il database delle aziende in maniera pazzesca. E molto spesso, per quello che ho visto nelle aziende in cui ho lavorato fino ad oggi, tutto questo non viene fatto in maniera scientifica. Quindi c'è un reparto che crea la DM, crea l'invito al consumatore su Instagram, incuriosisce e stuzzica l'utente ad iscriversi, a lasciare i propri dati, più informazioni possibile, magari lo fa e non ti rendi nemmeno conto di quanti dati sta carpendo, poi in realtà arrivano in azienda e si fermano come se fossero in cantina senza essere utilizzati. E questo è veramente uno dei danni più grossi. Credo che lo studio dei dati relativi ai consumatori o anche ai prospect, quindi comunque a persone che sono interessate al brand, anche se non hanno ancora acquistato, dovrebbe essere fondamentale. Questo, secondo me, è uno dei grossi problemi delle aziende in generale. Ci siamo stati travolti dalla digitalizzazione. All'inizio abbiamo iniziato a raccogliere dati, sì, tanto un giorno ci serviranno. Esistono database incasinatissimi all'interno delle aziende che, ripeto, andrebbero puliti e raffinati e utilizzati in maniera sensata. Sicuramente uno dei primi dati, e quello di solito è abbastanza chiaro da utilizzare, è il fatturato. Il fatturato può essere diviso per area, può essere diviso per genere, può essere diviso per prodotto. In realtà il fatturato sembra un dato numerico, facile, ma può rivelare un sacco di informazioni. Per esempio, una tra le più importanti è il livello di penetrazione all'interno delle aree geografiche, o piuttosto il livello di fedeltà alla marca. Se un acquirente compra, io ho 10 acquirenti, ma 8 di questi comprano
costantemente il mio prodotto, vuol dire che ho un livello di fedeltà pazzesco, una bassissima penetrazione, ma devo utilizzare questa informazione a dire agli altri: signori, guardate che il mio prodotto funziona, perché i miei 9 clienti, 8 clienti continuano a ricomprarlo, quindi questo per me è un punto di forza. Quindi alle volte veramente anche i dati che siamo in un'azienda non vengono sfruttati a dovere, e non si capisce che da questi dati si può capire il sentiment del consumatore nei confronti del prodotto e del brand. E quindi, ripeto, secondo me è fondamentale iniziare ad imparare ad utilizzare i dati che si hanno a disposizione all'interno dell'azienda, e poi, se è necessario invece fare uno studio completamente differente, andare ad appoggiarsi a quelle che sono le ricerche di mercato. L'importante, secondo me, è costruire e consolidare il rapporto tra la marca e il consumatore. E qui ci sono alcuni fattori che secondo me sono fondamentali. Il primo è, vabbè, la qualità del prodotto, scontata, facile, direi basilare. Che si dice sempre nel marketing che se è un buon prodotto si vende da solo, quindi il marketing dietro il marketing fa poca fatica. Oggi è così, ma fino a un certo punto, e dopo secondo me ne parliamo. Dall'altra parte, il servizio. Il servizio offerto è il servizio, la reattività con cui si offre il servizio sono i punti chiave, secondo me, in un mondo in cui si va così veloce oggi. Perché ti dico questo? Perché comunque spessissimo le aziende investono milioni di euro in messaggi di comunicazione, in spot TV, in affissioni, in quant'altro, messaggi perfetti, prodotti meravigliosi. E poi si crea il buco cosmico, il buco nero nel servizio offerto al cliente, perché il brand dice: ma tanto io ho venduto, non mi interessa. Cioè, io il mio dovere l'ho fatto. Perché? Perché molto spesso chi guida una parte dell'azienda non guida l'altra. Io questo l'ho provato in particolar modo lavorando in Morellato, e quindi iniziando anche a lavorare sull'e-commerce e lanciando i siti multibrand della marca. Oggi c'è una velocità tale di reazione della gente, sappiamo tutti, facciamo 10 cose contemporaneamente, perché prima si citava anche Amazon ha avuto questo successo, perché mi viene in mente un meme di questi giorni relativo ai vaccini: se avessimo dato i vaccini ad Amazon in 48 ore ci avrebbero dato. Esatto. Cioè, perché? Perché Amazon ha fatto sì che tu desideri una cosa, molto spesso in 12 ore, 18 ore, ce l'hai sulla tua scrivania. Questo è abbastanza alienante, non siamo più abituati ad aspettare, non abbiamo più la voglia di attendere un prodotto, e questo succede moltissimo anche nella moda. E il fatidico visto e piaciuto che è stato introdotto al termine delle sfilate è abbastanza importante come segnale, vuol dire non sei nemmeno più disposto. Io ti presento la collezione 8 mesi in anticipo, ma tu non vuoi aspettare, tu lo vuoi subito, perché devi essere il primo ad averla. Questo secondo me è un dato molto importante, e di qui quello che ti dicevo prima, il servizio, perché il servizio è la chiave di volta, secondo me, con un consumatore che ormai è veramente frenetico. Il servizio è veramente una delle cose fondamentali sulle quali le aziende dovrebbero veramente investire. Varrebbe la pena investire qualcosa meno ogni tanto a livello di comunicazione, ma assicurarsi che la filiera intera sia funzionale e produttiva, quindi che il mio customer service sia spronato ad essere iperreattivo, sia spronato a risolvere il problema. Quante volte penso che, insomma, se dobbiamo fare un esempio di brand, la telefonia è il prodotto più riconosciuto col peggior servizio esistente, ce lo siamo detti mille volte. Esatto, perché? Perché per cambiare un contratto, fare mobile number portability ci vogliono settimane, mesi, chiamate su chiamate. Nessuno di noi è più abituato a chiamare due volte un call center o un customer service per ottenere quello che vuole. Perché? Primo, molto spesso via mail, mando una mail, ho risolto, fine. Voglio dire, gli stessi pacchi che arrivano quando si acquista online arrivano già con la bolla di reso. Quindi sto dicendo: guarda, non devi fare niente, prendi, lo richiudi, me lo incolli, me lo rimandi. Proprio se ti vuoi sforzare dovresti gentilmente chiamare il corriere, perché non posso sapere quando sarai in casa. Quindi veramente quello è il servizio, e il customer service, secondo me, sono le basi per avere un fantastico rapporto tra marca e consumatore. E ovviamente anche nei contratti di licenza questo deve andare di pari passo. Quindi se un brand
sulla sua categoria principale, che gestisce magari in house, è molto veloce, molto rapido, il brand in licenza non può e non deve fare diversamente. Okay. Diciamo che il servizio è la chiave per generare un sentimento positivo nei confronti di un brand. Assolutamente sì, cioè mi viene un po' in mente il gioco dell'oca, tu hai tutte le tue pedine, avanzi, il tuo brand cresce, il tuo brand migliora in termini di reputation, e poi c'è il fail sul servizio e quindi ritorni da capo. Perché? Perché poi oggi all'interno di un mondo frenetico, come dicevo prima, in cui il digitale è la chiave per emergere un po' per tutti, perché sono d'accordo con l'intervento precedente, non nulla può, deve essere escluso dalle vendite online, insomma il customer service è veramente quello che ci può far emergere sui competitor. E da una parte ci può far emergere, attenzione, il digitale è la peggiore gogna esistente sulla faccia della terra, quindi oggigiorno non ci si può più permettere di avere un customer service che non è efficace ed efficiente, perché la prima cosa che il consumatore, che magari sarà un po' innervosito perché è successo qualcosa che è andato storto all'interno del processo di acquisto, che non ha ricevuto la risposta corretta o la risposta che quantomeno si aspettava dal customer service a cui ha fatto riferimento, la prima cosa che fa è, ve lo dico a tutti, cioè io mi sono tenuta per me che il prodotto che ho comprato era bellissimo, ma dico a tutti che il servizio del prodotto che ho comprato è terrificante. E quindi capisci che è molto complicato non solo creare la fedeltà alla marca, ma mantenere un sentiment positivo. Non basta lavorare sul marketing, non basta lavorare su un piano di comunicazione, ma bisogna arrivare, essere un po' più elastici, arrivare fino alla fine del processo. Quindi chi fa marketing oggi non può fermarsi a dire ha fatto un fantastico spot advertising, ho creato un magnifico storytelling, perché se poi al termine dello storytelling c'è qualcuno che quel giorno si è svegliato con la luna storta e con una mail sbagliata, una risposta sbagliata, rovina tutto quello che è stato fatto, i milioni che sono stati investiti prima, diventa un grossissimo problema. E credo che per la mia esperienza, lavorando nell'e-commerce, non solo questo sia un punto fondamentale, ma il fatto di avere un'ottima comunicazione aziendale anche tra le aziende, in questo caso di licenza, permetta di offrire un servizio sicuramente migliore e che viene visto all'esterno, quindi al consumatore finale, in maniera ottimale. I social network, scusami. No, prego, scusami, c'è i social network. No, i social network sono veramente oggi uno strumento pericoloso. Ti dicevo prima, per me sono un po', io li paragono sempre al vecchio sano passaparola. Oggi gli influencer non sono nient'altro che quegli amici da cui andavi a cena una volta e ti dicevano: ma sai che ho provato il tal negozio, il tal ristorante, magnifico, meraviglioso, tacci perché è proprio buono. Ovvio, questa cosa è ampliata in maniera super esponenziale, ma tutte queste figure, ripeto, fanno crescere il brand, ma sono figure umane, possono anche distruggerlo un brand. A me capita spessissimo, ne seguo molti, spessissimo di sentire anche cose non positive sui brand. Magari sono brand con cui non sono riusciti a fare una collaborazione, semplicemente, o si sentono liberi, per essere trasparenti con i loro follower, di dire sì, ma questo servizio ma non ve lo consiglio perché onestamente non è adeguato. Quindi magari il brand che non aveva fatto nulla o aveva fatto poco, diciamo così, o pensava di aver fatto bene, viene completamente distrutto da questa gogna digitale che ormai tutti utilizziamo. E rimanendo sul ruolo delle attività legate al mondo mobile, al mobile advertising, qual è il tuo punto di vista applicato al branding? Guarda, ormai secondo me il mobile advertising è fondamentale per tutti, perché ormai tutti utilizzano il cellulare, anche solo per farsi gli affari degli altri, per curiosare le vite degli altri. E non è una questione di generazione X, Y, Z o quant'altro, tutti, è un sodalizio completamente trasversale, dai settantenni ai bambini di 5 anni sono sui social network in qualche modo, e quindi utilizzano
il cellulare per fare qualsiasi cosa. Poi esistono degli smart user, esistono degli user un po' meno smart, ma comunque è uno strumento che ormai è veramente in mano a tutti. Guarda, io tantissimi anni fa feci un viaggio in Africa e rimasi stupita di vedere che le tribù dei Masai avevano tutte munite di cellulare. Io dicevo, ma cosa se ne fanno all'interno di una tribù Masai di un cellulare o di uno smartphone? Cioè, pensavo che almeno loro fossero esenti e liberi da questa un po' ossessione che abbiamo tutti di dover continuamente avere in mano questo strumento. Secondo il second screen, così come viene definito a chi fa... si occupa di pubblicità, ormai è uno screen primario, cioè ognuno di noi ha il cellulare di fianco alla televisione la sera, piuttosto che ha il cellulare di fianco al computer mentre sta lavorando, ed è lo strumento più facile e veloce per le aziende per raggiungere il consumatore finale, ovviamente cercando, sperando di non ossessionarlo, come molte volte invece accade. Il remarketing e il retargeting, che fanno parte del mobile advertising, sono degli strumenti che ci portano sempre di più ad ampliare la comunicazione su questi device, sul telefonino, sul cellulare. Ognuno di noi ha un'email e passa dai più comuni provider come Google, e quindi in quel momento sta dando un mare di informazioni, torniamo al discorso di prima, un mare di informazioni ai brand e permettendogli di entrare in contatto con noi. Quante volte ci capita, e ogni tanto ancora ci fa stupore, di chiacchierare con qualcuno di un ristorante piuttosto che di un brand, davanti magari seduti a un caffè col cellulare, di aprire Instagram o di aprire Google e di trovare una pubblicità di quello di cui stavamo parlando. Tanta gente dice, ma è possibile? È possibile perché comunque è vero, cioè siamo ascoltati in qualsiasi cosa diciamo e siamo seguiti in qualsiasi percorso online che facciamo, quindi va da sé che se cerchiamo all'interno della nostra barra di Google un qualsiasi prodotto, un qualsiasi ristorante, un qualsiasi hotel, dopo poco se apriamo il cellulare, ma anche dopo 4 ore se apriamo il cellulare dallo stesso account, cosa che è abbastanza normale perché ormai il cellulare è legato alla nostra persona, troveremo della pubblicità inerente a quello che stavano cercando. E questo, onestamente, ogni tanto io trovo sia veramente troppo, però è uno strumento potentissimo per chi fa comunicazione. Quindi sì, il mobile advertising è assolutamente fondamentale, cioè non si può più prescindere, non ci si può fermare a vado a vedere un negozio piuttosto che cerco un prodotto online e poi lì mi fermo, mi perdo. Il mio consumatore oggi c'è una competizione fortissima, devo andare a cercarmelo, coccolarlo, stuzzicarlo e insomma invogliarlo a tornare a fare acquisti sul mio sito piuttosto che a trovarmi in negozio, ecco, per quando si potrà ancora, uscendo dalla zona rossa, andare in qualche negozio. Possiamo quindi parlare di un'evoluzione del marketing e del marketing digitale, no? Sì, guarda, secondo me evoluzione da una parte, perché sicuramente il marketing è evoluto rispetto a quando io ho iniziato, stiamo parlando di strumenti che non esistevano, io sono forse stata una delle prime a fare la tesi di laurea sul computer, quindi non mi veniva e non cercavo niente online, ho fatto la tesi guardando dei libri di testo in biblioteca, cosa che oggi penso che nessuno studente neanche di quinta elementare faccia, onestamente. E insomma è un'evoluzione perché tutto questo è quello che dicevamo prima, è un insieme di dati che diventano la base di un lavoro e quindi sicuramente permette ai brand di conoscere i consumatori in maniera più approfondita o di trovare dei prospect che possano diventare interessanti. Involuzione invece secondo me perché l'utilizzo di questi dati è spesso fuorviante e se si ha un puro e semplice approccio numerico si finisce per sbagliare, i clienti non solo sono numeri, sono anche fatti di emozioni e appunto bisogna cercare di creare una relazione con queste persone, quindi perdere un cliente perché e bisogna analizzare cosa si è sbagliato per evitare che questa cosa accada di nuovo, quindi è un'evoluzione ed è anche un'involuzione della specie secondo me. Poi ovvio il marketing digitale dovrebbe essere utilizzato secondo me come un abito su misura, costruito in maniera sartoriale. Io oggi ancora vedo tantissime aziende, allora da una parte, che hanno messaggi advertising che passano in televisione piuttosto che in affissione, che sono completamente distonici dai messaggi che vengono trasmessi sui social. Oggi non esiste più
il materiale, gli asset per i social e la campagna. È tutt'uno. E non esistono più dei momenti di campagna come succedeva 10 anni fa o la campagna Spring Summer e Fall Winter. Sono 365 giorni in un anno, esatti, campagna costante, in cui un brand, ahimè, non può sbagliare un colpo, in cui il brand deve essere sempre sul pezzo, sulle novità, sui momenti da festeggiare, piuttosto che le ricorrenze, piuttosto che qualsiasi altra occasione d'uso, e non posso avere un messaggio per i media istituzionali di un tipo che magari è legato all'heritage del brand, e poi avere un influencer completamente lontano dal brand che viene utilizzato solo perché ha grandi numeri o perché ha una capacità comunicativa molto potente. Ecco, questo secondo me è uno degli errori fondamentali che viene fatto da tanti brand, sicuramente non dai brand del lusso, ma da tanti brand mass market e da brand più piccoli, in cui ancora il reparto marketing è un mondo a sé stante e non comunica con il resto dell'azienda. Prodotto, marketing e vendite dovrebbero andare di pari passo, di comune accordo, parlarsi, però sai benissimo anche tu che di solito esiste un responsabile prodotto, un responsabile marketing, un responsabile sales, che quasi sono in guerra tra di loro, perché devono dire ha ragione lui piuttosto che ragione io, e quindi diventa molto complicato. Però ormai non si può veramente, cioè il marketing digitale ci ha fatto capire che non ci sono più momenti e non ci sono più strumenti, ma è, ripeto, un percorso che va vissuto dall'azienda nella sua interezza, e veramente a 365 giorni in anno, 7-24, ecco, per capirci. Con Nautica voi lavorate molto sulla sostenibilità, no? Il brand si basa, diciamo, è uno dei pilastri, se non forse il più grande, che c'è attorno a questo brand. Quali riscontri avete ottenuto in termini di notorietà e di fatturato per il fatto che usate la leva della sostenibilità, che tra l'altro è molto, molto di moda ultimamente? Molto hot. Sì, esatto. Ma guarda, allora, tutta la mia azienda lavora in quest'ottica, non solo io col brand che seguo, e devo dirti con me difficoltà rispetto a un anno e mezzo fa, per farti capire. Una volta si diceva che il problema fondamentale della sostenibilità fosse l'accessibilità ai materiali sostenibili, anche per una questione di costi. Oggi è meno vero questo assunto. Devo dirti però che continuo a trovare il passaggio mentale del consumatore molto 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 più lento di quanto invece le aziende stiano cercando di lavorare sulla sostenibilità. Cosa significa? Significa che ancora ad oggi lavorare sul sostenibile, almeno per la mia azienda, non fa spostare grandi numeri, e forse ne parlavamo in un altro talk, ci sono molte aree del mondo, io come sai lavoro a livello globale, ci sono molte aree del mondo in cui parlare di sostenibilità è farsi una grassa risata. Ti assicuro che presentare ai distributori cinesi o ai distributori indiani un concetto di sostenibilità è molto complicato. Molto complicato, che sono i paesi che creano più immondizia, veramente isole di immondizia nel mondo, e ti guardano per dire: ma di cosa stai parlando? Cioè, sì, siamo veramente lontani anni luce. Quindi no, allora, secondo me l'impatto sul fatturato è ancora molto molto marginale. Tutte le aziende stanno lavorando, perché non sento altro, sul sostenibile. Dall'altra parte ancora vedo che dal momento che la sostenibilità non dà risultati in termini di fatturato, il mondo non dà risultati attesi in termini di fatturato, ovviamente si investe meno in comunicazione, un po' insomma un cane che si morde la coda, non ottengo risultato, allora non comunico quel prodotto. Allora, noi abbiamo lavorato con Nautica su un orologio con un cinturino in materiale sostenibile, quindi fatto da di PET, di plastica riciclata, di bottiglie riciclate, con questo partner danese, che è un marchio molto rinomato nell'ambito della sostenibilità, perché da anni lavora creando questi materiali sostenibili. Non c'è stato nessun interesse, ma nessuno,
nel fare un comunicato stampa congiunto, ho chiesto se potevamo mettere un logo, nulla. Allora tu dici, ma io mi sforzo di fare una cosa del genere, ma in primis la società che lavora, che ormai ha questo materiale riciclato come parte del suo normale standard assortimento, materiale che è stato usato da brand famosissimi, da Adidas, da Jil Sander, da Marc Simons, cioè, veramente, da, Simons, cioè, veramente da un sacco di brand famosissimi, non vi interessa, cioè viene percepita questa partnership come a me non serve la tua pubblicità. Ma questa non è pubblicità, stai comunicando al mondo che stai facendo un materiale sostenibile, lo fai per te, lo fai per la comunità, non lo fai per l'azienda Timex o per il brand Nautica. E devo dirti che tra gli addetti ai lavori ci sono stati altri casi di aziende molto famose che hanno lavorato in quest'ottica. Ti sfiderei oggi a dirmi un brand che ti viene in mente di orologi che ha fatto della sostenibilità il suo pillar di comunicazione. Penso che non ti Dovrei viene in mente. chiederlo a Google, dovrei chiederlo a Google, Esatto, vediamo se lo sa almeno lui. ma forse lui lo sa, però veramente ci sono aziende molto famose dell'orologeria anche di lusso, chiamiamo così, che hanno lavorato con materiale sostenibile, che poi evidentemente dopo averli presentati ai propri distributori, aver ottenuto un feedback freddino, hanno deciso di non investire nemmeno sulla comunicazione. Faccio un esempio, Breitling è uno di questi, ha lavorato con un materiale ecosostenibile, ma forse lo sanno gli addetti ai lavori e gli appassionati del brand, fine della trasmissione. Ed è veramente un peccato, perché questo ti fa capire che siamo veramente molto indietro. Intanto, secondo me è molto difficile cambiare un'attitudine culturale. La sostenibilità è qualcosa di cui parliamo da relativamente pochi anni. E sicuramente è una cosa ancora molto nuova per la maggior parte dei consumatori e soprattutto se li considero a livello mondiale. Ed è molto difficile riuscire ad arrivare a un punto per cui un consumatore sceglie di avere un prodotto sostenibile a scapito di un prodotto che funzionava perfettamente e che non lo era. La domanda che il consumatore si pone è perché dovrei cambiare? In virtù di cosa? Ma tanto voglio dire, se io compro un orologio sostenibile non è che il mondo migliora. Certo, poi però fatto 100, se tutti invece si muovessero in questa direzione, sicuramente i risultati sarebbero molti differenti. È come un po' parlare come un marchio di elite, di nicchia. Ripeto, se ne parla tantissimo, sono stati fatti tantissimi progressi. Oggi noi andremo a lavorare con tessuti che vengono creati dalle bucce dell'ananas, dalle bucce della mela, dalla pelle, chiamiamo così, del cactus. Quindi veramente a livello di sviluppo sono stati fatti passi da gigante, cioè non si parla più di plastica riciclata e basta, si parla proprio di ricreare materiali da fonti completamente nuove che prima non venivano considerate. Ma come faccio io a spiegare a un consumatore finale che deve comprare un mio cinturino fatto con la pelle del cactus per capirci rispetto a un vitello morbidissimo. Molto difficile, cioè devo andare a colpire un'anima green che secondo me ancora oggi non è parte della cultura dei nostri consumatori, magari lo sarà fra 10, 15, 20 anni. Sicuramente la generazione più giovane oggi è molto più vicina a questa idea. Per quanto riguarda millennials e generazione X, onestamente, secondo me, ancora non viene percepito così tanto, o quantomeno viene percepito, viene comunicato a parole, ma poi non viene seguito dai fatti, ecco. Quindi, ahimè, ti devo dire che La risposta è no. no, esatto, che contrariamente alle aspettative, è no, nel senso che oggi la sostenibilità non sposta. Ripeto, noi continuiamo a crederci, continuiamo a investire perché secondo me è una cosa che prima o poi dovrà assolutamente entrare nel mindset della gente, ma oggi, ahimè, è ancora molto difficile. Ripeto, non è neanche più un problema di costo. Anni fa fare una scatola in Anni fa carta cambiava molto. riciclata, esatto, costava molto di più. Oggi devo dirti che assolutamente questo problema non c'è più, però non viene percepito. Ok, allora
Qualche sito di brand o sito multimarca, cioè pensando a questi due entità, no? Quindi sono un brand o sono un multimarca, qualche consiglio dal tuo punto di vista per ottimizzare la parte di branding? Visto che insomma tutti hai seguiti tanti, no? Quindi sì, abbastanza. Qualche consiglio pratico a chi ci segue? Allora, il sito di brand è fondamentale, perché oggi ancora io, che nonostante l'età sono una smart user, utilizzo tantissimo il cellulare per fare qualsiasi cosa e soprattutto utilizzo Instagram come canale di acquisto, mi accorgo che tantissime aziende magari hanno un profilo bellissimo, fanno un prodotto interessantissimo e poi non hanno un sito, non hanno un sito ben fatto, non hanno un sito accattivante, non hanno un sito con le informazioni che un consumatore cerca. E quindi sì, Instagram ha aperto il commercio a tutti quelli che avevano un progetto in testa, ma in realtà poi mancano una serie di basi come background. E quindi, secondo me, il sito di brand è fondamentale. Dall'altra parte, però, ti dico che il sito di brand non è la via per generare la maggior parte del fatturato. Quindi il sito multimarca, ovviamente questo non riguarda il mondo del lusso, il sito multimarca è il sito che ti genera fatturato, che ti porta assolutamente ad avere delle revenues importanti. Perché? Perché ti permette intanto di raccogliere tutti quei consumatori che non avresti raccolto sul sito di marca, perché tu vai su un sito di un brand se lo conosci e se ti piace, ma non sai se magari quel brand ha fatto qualcosa di nuovo che non hai visto o che non ti è stato comunicato. E quindi il sito multimarca ti permette di competere all'interno dell'arena. Guarda, in Morellato l'esperienza sui siti multimarca è stata veramente vincente, e devo dire che nel mio settore in generale ci sono molti altri siti come Watchshop, per esempio, che hanno fatto di questa regola veramente un successo. Quindi diciamo che il sito di brand è fondamentale per la parte di branding, quindi per l'immagine, per la notorietà di marca, il sito multimarca per i brand premium, chiamiamoli così, è però invece fondamentale per generare vendite. Ti sei frizzata, no? Ci sei ancora? Un riflesso, ahimè, anche a me sta girando il sole. La luce ti ha vista così, ho detto, me la sono persa. No. Sì, siccome ieri insomma, ho avuto un paio di problemi tecnici di tipo, ho detto no, qui c'è una maledizione, invece no. Funziona tutto. Ok, scusa, mi stavo dicendo che bevi un attimo tranquillo così. No, figurati. No, dicevo che comunque secondo me sono fondamentali tutti e due in base all'obiettivo che si vuole raggiungere. L'obiettivo che si vuole portare a casa, sì, certo. Il sito di brand è fondamentale. Oggi abbiamo parlato di notorietà di marca, di branding e di comunicazione. Il sito di brand è fondamentale, non può non esistere, non può non essere aggiornato e non può essere coerente con tutto il resto della comunicazione di cui abbiamo parlato. Chiaro. Bene, che dire, è di nuovo volata un'altra ora, insomma, con te il tempo passa sempre molto in fretta. C'è ancora qualcosa che pensi che possa essere utile condividere all'interno della nostra community? C'è qualcosa che volevi ancora dire prima di... Insomma, No, guarda, credo che abbiamo toccato un po' tutti gli aspetti, e forse l'unica parte di cui non abbiamo parlato per quanto riguarda il licensing, che è un po' la nota dolente, è la gestione dei contratti. La gestione dei contratti che è sempre molto, molto difficile. Bisogna fare molta attenzione alla gestione del contratto. Io per fortuna lavoro dall'inizio fino alla fine nei progetti, quindi ho modo di essere quella che guida il processo di costruzione del contratto, ovviamente appoggiata da un ufficio legale in tutte le aziende in cui ho lavorato, perché altrimenti il legalese diventa veramente invalicabile. Però è ovviamente di anno in anno, più contratti fai, più ovviamente aumenti la tua expertise, ci sono alcune note fondamentali che diventano imprescindibili da applicare da un contratto all'altro. E quindi quella è sicuramente una parte importante. Chi lavora con le licenze, guarda, io tutte le volte che ho un team che lavora con me, dico la prima cosa da sapere a memoria, un po' come si faceva alle elementari con le tabelline, è il contratto. Sono gli assunti del contratto. Non si può essere impreparati sulle scadenze, non si può essere impreparati su
sulle percentuali di royalties, su tutto quello che sono i doveri all'interno, costruiti all'interno del contratto. E questo sicuramente necessiterebbe di un'altra ora solo per parlare di come vengono costruiti i contratti di licenza, ma credo che sia una parte veramente fondamentale. Magari discuteremo con la nostra community in un altro contesto, parleremo soltanto di questo. Beh, sono contento che con te abbiamo trattato un tema che normalmente non viene trattato poco, quantomeno nelle condivisioni di... È strano, perché tantissimi sono i brand in licenza, ma un'infinità, o le categorie che vengono date in licenza. C'è qualche tipo di prodotto che non può essere dato in licenza, o che tipo di prodotti normalmente vengono dati in licenza? Tutto. Mi unisco al mio predecessore, tutto. Niente può essere escluso. Le aziende con cui si lavora cambiano in base alla categoria di prodotto, però tutto può essere dato in licenza. Ecco, anche un ristorante può dare il proprio brand in licenza. Quante volte vediamo ristoranti, catene di ristoranti, per esempio italiani, all'estero? Quelli sono brand, sono quelli che una volta venivano chiamati franchising, se vuoi, in qualche modo, in realtà sono dei veri e propri contratti di licenza. Cioè, tu usi il mio marchio che io ho portato alle stelle sul mio territorio, te lo do per aprire una location meravigliosa in cui io non riuscirei ovviamente a venire a seguire, e quindi veramente anche il food può essere dato in licenza, e le regole sono le stesse. Io credo che la difficoltà, se vuoi, invece dall'altra parte, per chi lavora, io ti ho parlato dell'aspetto da licenziatario, è il licenziante. Un licenziante che ha 20, 10 categorie merceologiche diverse, ha 10 interlocutori diversi da allineare, non è facile. Cioè, non è assolutamente facile, perché ogni categoria ha i suoi tempi, ogni azienda ha le sue logiche, quindi lavorare anche dall'altra parte, da chi il brand dà in licenza, non è assolutamente un argomento facile. Ecco. Andando sul food, penso che più di uno chef stellato abbia dato il suo marchio, il suo nome, il suo brand. Sì, ecco, esatto. Poi ogni tanto c'è da chiedere chi è che cucina dietro, perché sono sempre in televisione questi chef stellati, e chi in realtà sta cucinando al posto loro, ma... molto rischioso, secondo me. Esatto, però molto rischioso, trovo. Vabbè, è vero, basta una frittata, se siamo in cucina, fatta esatto. Male, esatto, che viene rovinata la reputazione di una vita. Ecco. Bene, Sara, che dire, grazie mille, sei riempito di spunti anche questa volta. Grazie a te, è stato veramente super interessante, e insomma ogni volta ci sono un sacco di argomenti piacevoli di cui parlare. Ottimo, continua a seguirci se hai piacere, anche tu in questa settimana dedicata all'e-commerce, e torneremo sicuramente a interagire con la nostra community con te. Grazie mille. Perfetto, grazie a te, altrettanto, ciao. Bene, vi ricordo che insomma... di aiutarci a condividere il progetto utilizzando l'hashtag sui social e-commerce week, cosa che avete imparato, o le live, con tutte le persone a cui pensate che possa essere utile seguire questo tipo di contenuti. E, vi ricordo che domani dalle 14:30 inizierà la terza giornata di e-commerce week, dove il tema centrale sarà il fashion, e saremo con Jonathan Galdenzi, e-commerce manager del gruppo AF, Francesco Del Bosco, Global E-commerce Manager di Santoni, e con Marco Boccalini, Worldwide E-commerce Manager di Mr. & Mrs. Voglio infine ringraziare tutti gli sponsor e i partner che ci stanno supportando e ci hanno aiutato in questo progetto. Grazie mille e a domani.